Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Super Goal. Ci ritroviamo purtroppo a distanza di una settimana con un Napoli che si trova dinanzi ad una nuova sconfitta, che è in una situazione di completa emergenza a causa dei molteplici infortuni. Si trova a dover fronteggiare una Super Atalanta, purtroppo perdendo per la prima volta in stagione in casa per quanto riguarda questo campionato. Una prestazione che però possiamo dire di orgoglio, di grande dignità da parte degli azzurri, che nonostante le difficoltà riescono a sfiorare l'impresa contro una delle squadre più in salute e più forte in campionato. Ma che cosa è successo al nostro Napoli? Che cosa possiamo raccontare? Quali le criticità, qualora vi siano? Quali le note di merito? Scopriamolo insieme ai nostri ospiti, che nell'immediato vado a presentarvi e a salutarvi. Ritroviamo il nostro campione Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, tutto bene? Ben ritrovato. Felice, va bene, poi commentiamo fra pochissimo. Il prof Gianluca Monti, buonasera, come stai Gianluca? Meno felice. Troviamo Virtus Medias Sassa Start, no? Quindi troviamo l'equilibrio nel mezzo. Il nostro amico di Super Goal, presidente della Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport, Franco Di Stasio. Ciao. Buonasera Franco. A tutti. Come stai tu invece? Rassicurato, beh, bello sentirsi rassicurato nonostante... Sì, perché la squadra ha dimostrato comunque di poter competere anche senza mezza squadra. E questa è una cosa molto importante, perché le sconfitte fanno male. Fanno male? Ma non queste. Franco, però anche io ci sono rimasta un po' male. Vabbè, io malissimo. Però giustamente bisogna guardare, ecco, questa gara con una ottica diversa, e quella che appunto affronteremo attraverso le varie disamine ai nostri telespettatori. Il piacere di avere con noi anche la quota femminile, la prima volta qui a Super Goal, una nostra bellissima modella. Buonasera ad Antonella De Donato. Ciao Antonella, buonasera. Ben trovata. Ciao. Grazie per essere qui con noi questa sera. Ti è piaciuto il nostro Napoli? Sì, mi è piaciuto, però bisogna dire che comunque bisogna sperare, quindi io sono in abito verde. È verde speranza. Che tutto vada per il meglio. Esatto, la tra l'altro conosceremo il loro punto di vista attraverso la vispolemica, li conoscete, il gatto e la volpe. Ci è mancato lui, chissà, lo chiediamo proprio al nostro Renato Cavallo. Buonasera Renato. Chiedevo se magari abbiamo avvertito la mancanza, perché in realtà li sono sempre. L'hai avvertita la mancanza? Non so, io lo chiedo a te. Ma perché se l'hai tuo avvertita amico... tu, se l'hai avvertita tu. Tu? Io dico di sì, dai, un pochetto. È little. Eto. Poco. Buonasera. Buonasera Renato e ben ritrovato. Io gioisco di esserti mancato, non fa niente, un poco però gli è scappato che gli sono mancato. Ma la parola comunque d'ordine, se mi chiedi come sto, certo, è alla ricerca di equilibrio, come il Napoli, sono come i commentatori. Parole. È come gli arbitri. Sette parole. Allora, la parola è equilibrio, però chi lo sta cercando? E allora dici, la parola è equilibrio, poi dopo spieghi. E noi. Il tuo equilibrio come sta? Avanti, dopo te lo spieghi. È ritornato anche il tuo equilibrio adesso che sei qui con il Super Goal? No, io sto incazzato nero. Poi ne riparliamo. Il nostro lato social che ci permette di ricevere aggiornamenti intemporanei del mondo del calcio. Lui che vi permette di poter interagire attraverso il nostro pubblico. Gianluca Imparato, ma... attenzione, io devo fare assolutamente i miei auguri speciali, ma più speciali che mai, e non potevo non farlo se non ricevendolo, ecco, insomma, dicendolo questa serata a Super Goal per il suo compleanno. Ieri è stato il compleanno di Gianluca, tanti auguri a te. Ecco Gianluca, il motivo per cui ho atteso tanto, ecco, perché grazie volevo mille. Farteli in diretta. Grazie mille Mario, sono sicuramente auguri graditissimi. Meno male che sono graditissimi. Ancora auguri e a te con il tuo spazio social, Gianluca. Grazie mille Mario, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e bentornati all'interno dello spazio social news di Super Goal. Io vi ricordo che potete interagire con noi attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, o più semplicemente potete scriverci su WhatsApp al 347-253-4335. Ricordo inoltre che potete chiamarci allo 081-728-1414 per prenotare il vostro intervento in trasmissione, perché più avanti avremo come sempre uno spazio interamente dedicato alle vostre voci. Quindi mi raccomando, chiamateci, scriveteci, perché Super Goal come sempre è qui per voi. Prima di ridarti la linea, Manuel, ti volevo riportare che Cagliari e Torino sono ancora sullo 0-0. Perfetto, naturalmente se dovessero esserci degli aggiornamenti intervieni Gianluca quando vuoi e noi ti lasceremo parlare, intervenire. Dunque, prima di addentrarci in quelle che possono essere state le criticità, i lati positivi, ma probabilmente negativi ne scopriremo in itinere, vediamo il servizio post partita proprio di Gianluca Imparato e poi ritorniamo qui con i nostri ospiti. Vediamolo insieme.
Dopo la beffa nel finale col Sassuolo e l'epidemia da infortuni muscolari causata da ritmi troppo estenuanti, il Napoli arrivava alla gara con l'Atalanta con la bandiera quasi già issata in segno di resa. E pronti via, Malinowski affossa ancora di più una squadra già abbastanza sfiduciata. Ma poi gli unici campioni azzurri in campo nel deserto dei titolari, Ciro Mertens e Piotr Zielinski, regalano una vana speranza di clamorosa remontata. La benzina nella testa prima che nelle gambe finisce però al momento del raddoppio del Napoli, che non può nulla contro la maggiore freschezza dei bergamaschi, cinici e spietati nel colpire un pugile praticamente al tappeto. Gli azzurri, che domenica scorsa erano al primo posto, scivolano così in 4 giorni in terza posizione, ma l'orgoglio visto ieri sera può solo far ben sperare per quando finalmente passerà la nottata. Va ben sperare, come dicevi prima tu, Antonella. Intanto Fabiano, un Napoli che con orgoglio, come ricorda Gianluca, ce l'ha messa davvero tutta, però poi non è riuscito a fronteggiare l'Atalanta. È stato un big match molto avvincente, colpa degli infortuni? Sicuramente hanno condizionato gli infortuni in questa partita. Io prima dicevo felice perché in questa partita era ad un bivio, quindi o si sarebbe giocata malissimo e avremmo perso male, o si sarebbe giocata bene e comunque sia, nonostante le tante assenze, ho visto una squadra, comunque erano squadra in campo, hanno dato tutto, perciò sono felice. Peccato che il risultato non sia venuto, peccato per qualche errore di troppo anche a livello arbitrale, però è stata una buona gara e questo sicuramente deve essere l'onda, anche perché ce ne mancano ancora tante senza, non è quella definitiva, senza i nostri campioni. Insomma, questo no, è quello che no, vuoi dire. No, è ancora lungo il campionato, anche se per noi in questo periodo è difficilissimo. È molto difficile, tra l'altro io vi chiedo anche a te Gianluca, dov'è che ha perso a questo punto il nostro Napoli? Negli episodi accaduti, di cui qualcuno ha ricordato anche Fabiano, o forse nella mancanza di coraggio, anche nella stanchezza, no? Che abbiamo percepito e avvertito immediatamente subito dopo il gol del vantaggio? Non lo so, io ero un po' meno felice di Fabiano perché un punto in 2 partite tra Sassuolo e Atalanta non ci stanno per quello che hai fatto vedere, quindi se mi chiedi che cosa è mancata forse un po' di lucidità al netto delle assenze per cercare di venire via da queste partite con quei 4 punti almeno che avresti meritato, perché a Sassuolo sei avanti 2-0 e probabilmente non fosse uscito Fabian Ruiz, l'avresti gestita magari in modo diverso, avessi avuto Insigne in campo sarebbe stato diverso, fosse stato in campo Koulibaly sarebbe stato diverso. Allo stesso modo con l'Atalanta ti trovi 2-1, nonostante secondo me l'Atalanta nel flusso della partita sia stata più continua del Napoli. Il Napoli ha avuto dei grandi sprazzi, l'Atalanta avendo anche più soluzioni è stata più continua, però se lì 2-1 avresti potuto, se avessi avuto qualche cambio in più, gestirla in modo diverso, e quindi sono meno felice proprio perché spiace che non hai tirato fuori da questa partita, da queste partite, anzi in termini di punti, quello che avresti meritato, perché adesso devi essere molto bravo psicologicamente a reagire. È vero che quando fai una buona partita esci meglio di quando hai avuto una brutta sconfitta, però comunque ci esci per certi aspetti anche con più rimorso, con più rammarico. E adesso devi reagire subito perché giovedì c'è il Leicester, poi c'è l'Empoli che è una squadra che gioca a calcio. È arrivato il momento di far punti anche giocando meno bene, sì, di come magari hai fatto in queste partite. Poi l'ha fatto un po' anche un po' all'inizio, no? Quando il Napoli giocava sporco, però comunque riusciva a macinare di punti importanti, no? Quelle, cioè, partite. Finisco che... subito perché lascio la parola a Franco. Essendo stata una bella partita Napoli-Atalanta, è stato più facile che abbia vinto l'Atalanta. Fosse stata più una brutta partita, forse sarebbe stato meglio per il Napoli. Però anche a livello fisico loro comunque sono una squadra forte. Sì, ti portano a fare una bella partita, perché vanno a 2000 e tu gli devi andare sì, dietro. Sì, sì. Come partita, secondo me, da Spalletti... Anche col Sassuolo, bella partita, aperta, e alla fine l'hai pareggiata senza quel pizzico, ecco, di capacità di sporcare il finale con 2 calcioni, con una palla trattenuta, un pallone sgonfiato. Sì. Può essere questa la motivazione o probabilmente la partita poi l'ha persa la volta scorsa, ecco, anche pareggiandola col Sassuolo, poi proprio mister Spalletti nei cambi poco illuminati, perché è un qualcosa un po' che tutti noi ci siamo posti, ma forse i cambi non erano giusti, no, anche guarda, nei tempi. Io non vado mai a giudicare i cambi di un allenatore che vede la partita dalla panchina, conosce gli atleti,
capisce la stanchezza, intercetta le difficoltà, è più complicato. Io voglio solamente dire che io mi aspettavo di soffrire per vincere, ero certo di questa cosa, perché le prime quattro squadre sono equivalenti. Sono equivalenti a rosa completata. Il Napoli ieri ha giocato praticamente con mezza squadra, perché è inutile poi dire che dobbiamo fare gli acquisti, perché Anguissa, Osimhen, Koulibaly non sono sostituibili, ci sono le alternative. Noi a parità di rosa possiamo competere e possiamo vincere. Ovviamente se ci manca mezza squadra, no. E allora perché il Napoli è crollato? Perché con quella mezza squadra mancante, quelli che sono scesi in campo hanno fatto il loro dovere, ma hanno faticato tanto. E nel calcio faticare tanto, poi lo paghi. Gli ultimi 20 minuti l'Atalanta ci ha asfaltato, perché loro hanno controllato, per loro è stato molto più semplice. Due macchine che si affrontano sulle curve, la macchina più debole ci sta dietro, ma quando viene in rettilineo la squadra più forte, in questo caso l'Atalanta, va avanti. Era da, insomma, ci voleva un pizzico di fortuna, si poteva pareggiare. Con una grande botta di fortuna si poteva vincere. Però siamo stati bravi. Siamo stati bravi perché i ragazzi che hanno giocato si sono impegnati al massimo. È normale che l'ultimo quarto d'ora crolli, perché hai affrontato un avversario molto più forte di te. È anche vero che sul 2-1 Gasperini ha cambiato squadra, ha fatto quattro sostituzioni una dietro l'altra, e tu pensavi, ok, noi chi mettiamo adesso e chi metti? E quello è, quello è il ragazzi, problema. Ma quello è il Napoli... Fammi l'Atalanta a giocare a Napoli senza Zapata, Ilicic, Malinowski. Sì, ma anche perché alcuni dei cambi, visto che si è tanto parlato di queste sostituzioni, alcuni dei cambi sono stati anche dei calciatori subentrati in condizioni fisiche non ottimali. Del Politano, che tutti invocano adesso Politano. Non per hanno esempio. Manco 30 ma Politano è appena rientrato dal Covid. Politano, per esempio, a Sassuolo è entrato pochi minuti e non è entrato bene, e quindi giustamente questo magari è strano perché giochi... sottovalutano il post covid. Io parlo da medico, il post covid è una cosa seria, ma seria davvero, perché ti porta una serie di alterazioni metaboliche per cui un atleta ha difficoltà a giocarsi anche la partita, ad allenare, chiedo anche, da ignorante, senza, anche senza sintomi, perché il virus di per sé è un organismo, diciamo un organismo che quando entra in un corpo stimola una reazione, stimola la battaglia, già, indipendentemente dal sintomo. E questo vale, e questo vale per noi per soggetti alla canna del gas. Ma poi questo vale per noi, per soggetti allenati. Fabiano insegna, perdere 15-20 giorni ma anche non, tu, non è poco. Se tu ti alleni male durante la settimana, sì, 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 e sì, chiedo sì al mio maestro, la domenica non vai bene. Ma questo è sempre per dire che queste critiche feroci che ho sentito sui cambi. Petagna, per me Petagna a Sassuolo non è entrato male, ha portato anche su un pallone importante. Poi che ha sbagliato uno stop evidente, per carità, ma ci può stare. Tutti quelli che sbagliano Osimhen. No, ma anche perché, diceva Franco, a parità di... Poi giuro, sto parlando troppo. A parità di organici. Noi ma diciamo, chi ha una terza no, punta diciamo centrale come per anni? Cioè, ok, il nessuno. Milan. Perché il Milan c'ha Giroud, che però non la fa mai. Ibrahimovic che ne fa una ogni tre. E poi c'ha Rafael Leao. Ok, il Milan è superiore. Ma anche l'Inter non c'ha tre attaccanti centrali. Sì, sì, sì. Cioè, Petagna non è l'ultimo arrivato. Poi quando entra a Salerno, però meno male che ci abbiamo Petagna, perché entra e poi fa gol Zielinski. Entra discretamente con l'Atalanta, perché non è entrato così male. All'ultimo minuto la può pareggiare lui. Quello stop sbagliato, però Petagna. Allora, equilibrio, ha ragione Insoiardi. Secondo me il postulato che il Napoli a rosa completa all'Atalanta l'asfalta. Ne sono sicuro. No, questo io no. Ne sono sicuro. L'asfalta, senti, Gianluca, io non ho mai visto l'Atalanta rincorrere la squadra avversaria come ha rincorso il Napoli per 20 minuti. Sì. Il Napoli ha giocato 20 minuti a velocità supersonica, tutto di prima, Malcui che ha sfondato sulla... Cioè, io ho visto un bel Napoli. Perché le alternative del Napoli erano perfette per questa partita qui. Poi, perché Malcui è un giocatore di corsa, Elmas è un giocatore di corsa. Paradossalmente, se ci fossero stati Insigne e Fabian Ruiz, il ritmo della partita sarebbe stato più stesso. Quello che diceva Mariu, la critica ai cambi. Mariu, il palleggio, ma la critica ai cambi. Lobotka oggi è uscito fuori che è infortunato. Ma anche Lobotka. Quindi se è uscito in quel momento è perché evidentemente o Spalletti se n'è accorto o Lobotka aveva dato qualche segnale che noi magari non abbiamo percepito dall'esterno. Certo, non è una cosa vederla in campo, però la partita. Però non solo i cambi, Renato, ti chiedo anche se il cambio proprio di atteggiamento del modulo, no? Che poi Spalletti ha anche utilizzato, che viene dalla volta, che capo l'introduzione di Demme, anche il modulo che cambia può aver inciso
Vabbè, ma il modulo è costretto perché tu, se non hai gli interpreti, e il modulo deve cambiarsi sul... disegnarsi sulla squadra, credo che sia questo il mondo. Il problema è uno solo, che fin quando hai Koulibaly puoi giocare. È un'altra cosa, ma poi adesso questa cosa che ha detto lui giocartela. Mi ha dato una chiave di lettura nuova. Il Napoli aveva altri due assenti, perché evidentemente Politano e Demme, che escono da poco dal Covid, non sarebbero potuti neanche entrare in una situazione di... normalità. Quindi devi pensare che il povero Spalletti, poverino, lontano dal campo, nel dirigibile a decidere in una partita dove tu hai a disposizione nessuno praticamente, cioè per ma anche vedersi assenti poi, ecco, Lozano e Mertens che non ci sono più pesa ancora maggiormente, perché poi meno male che c'erano Lozano e Mertens all'inizio con l'Atalanta, però poi dopo e Zielinski in realtà si è verificato quello che abbiamo visto con il Sassuolo. Pesano tantissimo le assenze, ma io ne metto sempre una che rimane comunque insostituibile, che è Koulibaly. Cioè, con Koulibaly questa partita sarebbe stata completamente diversa, perché in tante occasioni dove hanno creato, esatto, l'Atalanta, soprattutto il primo tempo, ha creato le occasioni migliori come lanciando la palla su quell'animale che praticamente prendeva palla e riusciva col fisico, con la forza, con e la si mano, trascinava via sassera. Tutti i difensori. Pure con la mano, no? Anche con la mano. Dai, andare a fare la polemica su quel colpo di mano col braccio piegato e così via, mi sembra. Però ti ha aiutato. Non li danno, sì, l'ha aiutato, però è difficile vederlo quel fallo di mano. Si è visto, ok, però. Secondo replay si è visto. Secondo replay non può intervenire. Sì, sì, la sto perché non è l'uomo che ha segnato. Vabbè. Può essere, può essere. L'avrebbe dovuto vedere a velocità naturale, non era semplice. No. Siamo stati sfortunati. Per me c'è un grave errore dell'arbitro, lo dico io per non farlo diventare agli altri. Adesso interverrà Enzo, però... c'è un grave errore, un calcio di rigore su Elmas nel finale. Vediamo quell'errore, vediamo se magari Enzo è d'accordo, però prima di passare a te Enzo, volevo chiedere proprio ad Antonella, se ti è piaciuto questo Napoli, che cosa non ti ha convinto, ti ha convinto meno, insomma, di questo match? Beh, c'è da dire che io ho seguito anche l'intervista del mister Spalletti, ovviamente anche lui si è sentito sfortunato sia per quanto riguarda gli infortuni che per quanto riguarda magari qualche dinamica che è avvenuta durante la partita. Però ovviamente il Napoli ha dato tantissimo, nonostante non sia stata la squadra che ha partecipato al campionato in maniera regolare, la solita, i cambi, diciamo, la squadra che è entrata in campo ci ha messo tutta l'anima, così si dice a Napoli. È vero, perché... E quindi è da apprezzare tantissimo. E... A testa alta, come ha titolato prima la nostra redazione, giustamente Enzo, c'è questo aspetto, il Napoli ce l'ha messa veramente tutta, l'orgoglio di una buona... prestazioni, di occasioni create, il Napoli ne ha offerte tante, abbiamo avuto modo di appunto osservarle, quindi sarebbe stato meritato il pareggio, più giusto, ecco, un pareggio? Io volevo spiegare perché ho detto prima equilibrio che è mancato da tre punti di vista. Con gli infortuni è ovvio, perché il Napoli ha una grande rosa, ma se tu devi cambiare due, tre calciatori, fai il turnover, oppure due, tre infortunati e la rosa di livello di due, tre cambi è migliore magari di altri. Se devi cambiare 5-6 giocatori, neanche la rosa del Napoli può essere uguale a quella della squadra dei titolarissimi. Due, nei giudizi dico che serve un po' di equilibrio, perché sia il Sassuolo, sia ieri, sia sabato l'altra partita con l'Atalanta, tu hai avuto la dimostrazione che se hai quattro squadre in quattro punti, quest'anno l'equilibrio che c'è tra queste quattro squadre fa sì che gli episodi, anche nel corso della stessa partita, sotto 1-0, poi vai 2-1 e perdi 2-3, oppure col Sassuolo la puoi vincere e la puoi perdere, un errore arbitrale, anzi io direi due errori arbitrali per due volte. Ci siamo dimenticati che Mario Rui, in altro po' che era rigore sabato, e c'è stato il VAR, e meno male. L'altra volta il gol è poi stato annullato. Esatto. Quelle due cose con il VAR le abbiamo compensate e sono stati una volta un punto, una volta due che ci sono stati recuperati. Ma gli altri due errori, sempre col Sassuolo, il fallo su Elmas, oppure con l'Atalanta, il fallo di mano di Zapata, quelli non sono stati visti. Allora, se anche quello in qualche modo ti fa vincere o perdere una partita e un punto di differenza ti porta primo o terzo, il Milan un altro poco sembrava che era morto, e intanto chi è che sta adesso primo in classifica? Il Milan. Allora,
l'equilibrio poi ti porta a dover essere anche quello che noi dovremmo mettere nei giudizi, perché noi gli stessi giudizi che stiamo dando adesso, lucidi, di un Napoli che comunque, se ci avessero detto sta a due punti dalla prima, a questo punto del campionato saremmo stati tutti quanti felici. Noi le critiche, o meglio lo sconforto, lo facciamo perché ormai la nostra asticella è quella dello scudetto. Per quello poi ci fa arrabbiare se stiamo non più primi a due punti o altro. Quindi l'equilibrio secondo me dovrebbe essere nella fortuna e nella sfortuna, negli errori arbitrali che ci stanno, e pensa quante volte l'hai visto, se il VAR non c'è lo paghiamo in punti, e poi anche nei nostri giudizi. Sta ottimista assai, eh? È ottimista, mi piace questa disastra. Lei verde speranza, lui indefinito ottimista. Che colore è? Non lo so. Vabbè. La camicia... È una disamina che approvi, Renato, quella di... carichissimo, sì, sì, ha sentito la nostra mancanza, lui la nostra mancanza l'ha avvertita. Approvo la mancanza delle sue disanime. Quando dice una parola e poi fa un periodo, soggetto, predicato, sì, complemento, virgola, soggetto, predicato, complemento, virgola. È un periodo... è un grande, è un periodo inarticolatissimo. Intanto, che cosa è mancato al Napoli? Perché poi, ecco, parliamo di disamina, è quella che puntualmente restituisce anche mister Spalletti. Quindi dovremmo avere anche, che dalla regia, la conferenza stampa di mister Spalletti, però prima c'è Gianluca con un intervento social o magari con un aggiornamento in tempo reale della partita che si sta giocando appunto questa sera. A te, Gianluca. Sì, Mario, perché innanzitutto è passato in vantaggio il Torino con il gol di Toni Sanabria, e poi ti volevo riportare il messaggio di Rocco da Casal di Principe, che scrive: buonasera, sono un grande tifoso del Napoli, sono d'accordo, ci sono tanti infortuni, ma col Verona e col Sassuolo è mancata cattiveria e qualità. Manca cattiveria e qualità. Ma ce le compriamo? Qualità no. La qualità non manca proprio in questa squadra. La cattiveria neanche. A me quest'anno non mi sono dispiaciuti. Hanno sbagliato, sì. Diversi primi tempo hanno avuto un periodo dove hanno sbagliato delle partite, ma come ci può stare? Però come cattiveria, tutta una partita senza cattiveria, penso non averla mai vista dal Napoli. I giocatori ci sono e soprattutto non si può dire una cosa del genere dopo questa partita. Mancata probabilmente un po' di freddezza, quello che ha detto mister Spalletti. Ascoltiamo proprio le parole del mister in conferenza stampa nel post partita. Due giorni di distanza non ce la fai a smaltire tutto e ti porti dietro qualche tossina, ma noi avevamo il 50% di squadra nuova, per cui io non andrei, anche se è una difficoltà in più, non andrei sempre a trovare degli alibi, no? Abbiamo la possibilità di vincere ugualmente le partite. Ecco, un po' di freddezza è mancata sicuramente, ed è lì che ritroviamo poi l'assenza di titolarissimi probabilmente, Fabiano. Sì, mancando tutto l'asse centrale, una squadra per forza di cose va a perdere. Ma come ho detto prima, per me il fulcro veramente di questa squadra rimane comunque Koulibaly in difesa. Cioè, quando manca lui, qualche errore dietro si vede e pesa. A distanza di due giorni, no? Faceva notare anche mister Spalletti, e gli infortuni sono maggiormente quelli muscolari. C'è qualcosa da chiedersi che va al di là, no, della preparazione degli azzurri, nel senso che la preparazione muscolare è un qualcosa, è un altro tassello che si dovrebbe toccare, che si dovrebbe maggiormente studiare. No, non si tratta di preparazione muscolare. Si tratta che mi sto battendo da anni, e qua tutti lo sanno, proprio come uomo di sport, come medico dello sport, sul fatto che i calendari sono fatti male. Domenica in Premier League 60 titolarissimi assenti per infortuni. Attenzione, sono numeri pazzeschi. Nella Ligue francese 53. Allora vorrei dire che questi calendari sono fatti da economisti, ma non da gente che conosce il calcio. Perché il calcio è uno sport serio, ad altissimo livello e di collisione. Io quando sento parlare delle critiche allo staff medico, io mi ribello, perché lo staff medico, ma non so quello del Napoli che sono miei amici e ne conosco la validità e il valore, ma gli staff medici di tutte le squadre di calcio stanno in una crisi profonda di difficoltà. Veniamo da un'emergenza post-Covid.
abbiamo incontri in continuazione, le nazionali che interrompono, adesso la Coppa d'Africa. Ci sono delle condizioni di recupero che non ci sono più dopo una partita, ma lo sto dicendo da anni, ma credo che forse devo, ho parlato col presidente del CONI sabato, cerco di far capire che secondo me bisogna tutelare la salute dell'atleta piuttosto che l'economia. A me delle televisioni che trasmettono le partite, da medico me ne frego, perché voi fate giocare da domenica a domenica tutti i giorni. Non c'è la possibilità di recupero in uno sport dove la velocità rispetto agli anni 80 si è decuplicata. Oggi un top player fa 14 km a partita, un chilometro e mezzo, quelli forti lo fanno a 38 km orari. Cioè sono prestazioni pazzesche. Allora questi atleti vanno tutelati con dei riposi, con degli allenamenti stabiliti. Quando si parliamo di Spalletti, Spalletti è un mito, ma non solo Spalletti. Tutti gli allenatori italiani sono miti, che presentano una squadra accettabile da un punto di vista atletico. I preparatori sono fantastici, perché guardate, non è facile, dopo la partita c'è bisogno di 24-48 ore di recupero, diciamo 24, ma se gioco dopo 3 giorni, diciamo 48, se gioco dopo 3 giorni io non ho neanche il tempo di prepararla questa partita, lo abbiamo definito allenamento invisibile. Cioè l'atleta ormai si deve autogestire perché non lo vediamo. Allora però, questa cosa sa, molto... c'è anche un po' di, chiedo scusa, passami il termine, paraculismo su questa vicenda. No, perché io, aspetta, perché io l'altro ieri ho letto un'intervista, mi pare, di un allenatore importante, forse Pioli, che diceva dobbiamo tutelare la salute dei giocatori. Sì. Tempo fa lo disse Guardiola, altri allenatori grossi italiani lo hanno detto, che bisogna... incatenatevi al... a un cancello. Ho capito, però tutti lo dicono, tutti lo fanno. Ma fin quando, ragazzi, ma chi gestisce... vogliamo dirlo che Eriksen ha rischiato di rimanerci in campo quattro mesi fa, poco tempo fa, non è tanto. Cioè, perché bisogna rischiare? Tutti lo dicono, tutti lo sanno, tutti lo pensano, però poi... ogni anno ci stanno sempre i più partite non vengono io per questo intendevo paraculismo, cioè lo stesso ambiente, paraculismo da parte dell'ambiente ovviamente, no? Sì, sì. Sono stanchi, sono tutto abbiamo lo... fatto poi... riunioni, convegni, non c'è nulla da fare. Tu mi guardi, comanda, ma quello... io mi taccio perché sono talmente d'accordo che mi taccio. Comanda quello che mette 500 milioni e dici io per 500 milioni vi devo... ma vi devo ammazzare perché non scioperassero. Anche perché c'è da spiegare. Uno fa una partita, finita la partita, con l'adrenalina, con lo stress, tu arrivi a dormire verso le 4 di notte, perché è difficile dormire. Quindi ti addormenti alle 4 di notte, ti svegli il mattino dopo, perché ovviamente se hai la partita dopo 3 giorni e c'è ancora l'allenamento, con dolori pazzeschi alle gambe. Dolori? Ma proprio che hai difficoltà a muoverti. Gli allenatori potrebbero fare una sorta di protesta. E magari qualcosa di tattico. Il giorno dopo, 48 ore, di solito viene ancora più male. Cioè, allora, tu un allenatore... veramente giocare così ogni tre giorni, una volta riesci a farlo. Un tempo lo facevi una volta, davi lo stacco di 3 settimane e poi lo rifacevi. Poi ci devi mettere anche i viaggi, i trasferimenti. No, così, così, cioè, è proprio... Non è che ti addormenti alle 4 di notte, torni alle 4 di notte dall'Europa League. Se torni alle 4 di notte, no, c'è anche il viaggio. No, quello è lui che torna alle 4 di notte. No, io parlavo anche di una semplice partita in casa. Tu quando torni a casa inizia a ripetere il cervello che sta ancora carico. Cioè tutta l'adrenalina addosso, è quasi impossibile dormire. Sì, ma alla ripensi alla partita. Cioè, alla lunga secondo me non rende neanche dal punto di vista economico. Cioè tu dici giustamente, Franco, le ragioni dell'economia, ma è come mettere 20 squadre e partite inutili, il Monday Night, eccetera. Cioè alla lunga questa distorsione non rende neanche dal punto di vista economico. Infatti è un sistema che è in implosione. È un sistema in implosione, perché alcune partite fra poco nessuno le guarda. Guarderanno le partite importanti. Ma guardare noi stasera e guardare Torino Cagliari, penso non ci sia paragone. Ma quantomeno gli allenatori si facessero comunella, si telefonassero, si messaggiassero. Non è così semplice. Vogliamo fare la protesta che troppe partite, quelli che hanno giocato giovedì in Coppa, domenica va la primavera in campo? Per dire, non è possibile, sai perché? Perché poi anche gli allenatori e i calciatori devono tacere davanti al fatto, che ci sono allenatori che guadagnano 12 milioni di euro l'anno. E per 12 milioni di euro l'anno, datemi quello che volete, giochiamo ogni 40 minuti e ti spremo come un limone. L'unica cosa che sottolineiamo è tutta questa non è una difesa d'ufficio né da parte di Franco e neanche da parte nostra del lavoro dello staff sanitario del Napoli.
che non solo è all'altezza della situazione, che non solo è veramente in gamba, ma che fa davvero fronte a queste vicende al pari degli altri. Cioè, venerdì mattina i tre giornali sportivi italiani aprivano tutti con il dramma infortuni che riguarda tutte le squadre, perché noi in questo siamo molto napolicentrici, no? Guardiamo al Napoli e quindi diciamo no, ma quanti infortuni, che per carità sono anche arrivati tutti nello stesso momento, capita, ma il Milan ha sofferto lo stesso numero praticamente di infortuni del Napoli. Settimana scorsa, due settimane fa, il Milan perde male, mi pare, a Firenze, però quanti infortuni il Milan. Adesso il Milan ha vinto due partite, nessuno ne parla degli infortuni, ma ci sono lo stesso le indisponibilità, come c'erano nel Napoli, non in questo numero, ma anche quando il Napoli vinceva. E se il Napoli avesse vinto a Sassuolo, ci saremmo andati meno dietro a questo discorso degli infortuni. Per cui non è una difesa d'ufficio, né quella di Franco né la nostra, ma parliamo di fior di professionisti che tra l'altro oggi fortunatamente lavorano innanzitutto di prevenzione nel tentativo di limitare il numero di infortuni, ma anche di limitare il numero di giornate di indisponibilità, perché poi al netto di qualche episodio, ma le indisponibilità per esempio Fabian Ruiz, Insigne, lo stesso Anguissà, sono indisponibilità che in realtà sono di tre settimane. Il problema è che in tre settimane magari c'è sei partite. Poi sei partite. Cioè, non sono più le tre settimane, un tempo, salta due giornate di campionato, la terza va in panchina, qua salti sei partite. No, ma è anche il momento più delicato del campionato, perché dicevano sempre le prime partite, il fieno in cascina per quando poi servirà. Adesso che ci sarebbe servito è capitato a maggior ragione, gli infortuni, dici tu, giustamente stavano pure con la Salernitana, solo che in quel caso riesci a fronteggiarlo. Adesso che c'hai Atalanta, Inter, eccetera, è normale che ti gravano ancora di più. Il punto che è anche una questione di come il pubblico adesso percepisce in questo caso la sconfitta con l'Atalanta e il pareggio col Sassuolo, perché questi due risultati si aggiungono a quelli precedenti, la sconfitta dell'Inter, il pareggio con il Verona prima della sosta, e un Napoli che da questi episodi la preoccupazione è che possa uscire una squadra ridimensionata. Serve, io sono super d'accordo con Enzo, serve equilibrio. Cioè, se è vero tutto quello che abbiamo detto elogiando il Napoli fino a tre settimane fa, dobbiamo continuare su quella strada dell'equilibrio, rendendoci conto che magari, per esempio, a Mosca hai fatto un bruttissimo primo tempo, perché quello ci sta, i 20 minuti finali di Sassuolo al netto dei due gol subiti sono stati brutti a prescindere, quindi che qualche passaggio a vuoto il Napoli lo stia accusando è innegabile. Da qui a dire sono preoccupato, sinceramente faccio fatica ad esserlo, se ragioniamo, come ancora una volta ha detto Enzo, per quello che è l'obiettivo stagionale, che è stare dentro le prime quattro. Credo che il Napoli abbia 10 punti, 11 punti di vantaggio sul quinto posto, e ad oggi tra il Napoli e la Juve, mi pare che sia quinto, la Lazio, c'è un abisso, si è visto anche in occasione di Napoli-Lazio. Se no, lunedì scorso abbiamo detto grande Napoli, Lobotka sembra il miglior Giorginio. Cerchiamo nei limiti di mantenere le Ecco, una puntata d'orgoglio, guarda come sorride. No, io se il prof mi dà ragione, sono legittimato a dire veramente ho ragione. Ah, le spalle belle piene, orgoglioso. Scrivere, no, dici tu la ragione a chi si dà? No, lascio, no. Se la dà Gianluca non è la cosa che dici tu. Non è banale, non è scontato. Intanto Antonella, una buona prestazione quella del Napoli comunque ci restituisce l'idea di una squadra compatta, di una squadra consapevole che sa dove vuole puntare. Certo, io non posso credere piuttosto che pensare che il Napoli possa considerarsi demotivato sotto questo aspetto, quindi l'idea che nelle prossime giornate possa andare sempre meglio, sicuramente ci sarà l'intenzione in campo dei giocatori. Per quanto nelle ultime due partite c'è stata questa perdita di entusiasmo finale, non credo che possa protrarsi nelle prossime partite, anzi, bisogna andare carichi. Esatto, un equilibrio che con l'orgoglio che ci ha visto e ci ha contraddistinti sabato sera sicuramente ci permetterà di recuperare quegli infortuni e quindi di continuare la corsa verso la punta alta della classifica, no? Enzo. Ogni cosa si valuta sempre rispetto all'obiettivo che ti dai, quindi è chiaro che uno deve essere preoccupato e arrabbiato perché ha messo l'asticella alta. Poi dicevamo sempre il Napoli magari è campione d'inverno, però poi a che serve? Allora non ci arrabbiamo se adesso non siamo più primi ma terzi, l'importante è che rimaniamo queste quattro squadre in pochi punti e poi magari lo sprint finale lo facciamo alla fine. Poi abbiamo sempre detto che Spalletti doveva dimostrare alle prime difficoltà la differenza con Gattuso, gestire bene i periodi di infortuni eccetera.
per cui sarà quello il banco di prova. Per cui vi chiedo, come si uscirà da questa mini crisi, ovvero che lavoro adesso dovrà intraprendere mister Spalletti? Probabilmente serve un qualcosa di ultraterreno. Un corno. E noi quello siamo bravi. Faceva Mazzarri, che faceva spargere il sale grosso. O anche Lino Banfi. Un rito scaramantico. Sì, bisogna uscire da questa mini crisi, però. Bisogna sfortuna e bisogna continuare a lavorare come stanno facendo, quindi continuare a dare tutto senza mollare. Sarà un periodo comunque difficile. Non è un periodo facile, Fabiano. No, assolutamente no, e perderai delle partite, altre. L'importante è avere sempre la mentalità e cercare sempre di dare il gioco che hanno dato domenica. No, io dico che le variabili normalmente sono tante. Vorrei dire, che cos'è il calcio? Da uno che penso ne capisca un poco. Il calcio è uno sport instabile, perché c'hai 22 persone in mutande che corrono intorno a una cosa che rotola su un terreno instabile e spesso scivoloso. Poi sono gli arbitri, i quarti uomini e i VAR. Ci sta, quindi è una instabilità. Quando io sento ci vuole più freddezza, ma magari bastasse la freddezza. Nel calcio c'è bisogno anche di quello che diceva Fabiano, posso dirlo, un po' di culo. Servono una serie di circostanze favorevoli, servono le casualità. Quello che è mancato probabilmente a Petagna. Quello che è mancato a Petagna. Quindi il calcio non si può programmare. C'è una sola cosa stabile nello sport: il lavoro. Lavora, lavora, lavora e i risultati vengono. Questo è automatico. Ci devi, l'unica cosa magari, ecco, stare un po' dentro di testa, perché se ti viene fuori qualche altro episodio negativo devi essere bravo a tenere con la testa. Ha detto una cosa giusta, ha detto, ma io vorrei vedere se questi si demotivano per un fatto del genere stando terzi in classifica, a due punti dai primi, sarebbe una follia. La devi affrontare, come diceva lei, con tutto l'entusiasmo che ti deve venire dalle prestazioni. Però poiché poi le prestazioni non hanno corrisposto a dei risultati che avresti meritato, faccio le corna, magari ti viene male un'altra volta e vai sotto, devi trovare dentro di te una bella forza reattiva per dire siamo davvero forti. Infatti devo dire che Spalletti nel lungo dopo partita, perché poi quando parla è lungo e non ha dei tempi esattamente televisivi, è molto bravo nel dire che la sua squadra è molto forte, che ha molta qualità, ha cercato come non mai di tenere su il morale, il gruppo, perché poi quando gli allenatori parlano, ormai parlano più ai calciatori che a noi giornalisti. Mi è piaciuto meno lo Spalletti che cercava di spiegare che l'Atalanta fa fallo sistematico nella metà campo avversaria, per dire questo ci ha messo 7-8 minuti, cioè semplicemente l'Atalanta fa fallo nella metà campo avversaria sistematicamente, ma è una strategia. Poi puoi trovare l'arbitro che li penalizza un po' di più, magari hai trovato l'arbitro che li penalizza meno. A me che l'Atalanta faccia quel fallo lì personalmente mi piace tantissimo. Ne riparliamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Restate con Supergol. Pubblicità. Ed eccoci di nuovo a Supergol, la disamina di questo big match contro l'Atalanta. Scopriamo adesso nel servizio di Gianluca, ha imparato chi sono stati i super top ed i super flop, ma soprattutto scopriamo se il nostro parterre sarà d'accordo, se siete d'accordo voi. Vediamolo insieme. A trascinare gli azzurri ci pensano gli unici due campioni rimasti, Ciro Mertens e Piotr Zielinski. Due calciatori ritrovati nel momento di maggior bisogno, che si riveleranno ancora più importanti con il rientro degli altri titolarissimi. Delude invece Elif Elmas, un giocatore da cui ti aspetti sempre qualcosa in più, ma che alla fine risulta essere quasi sempre inconcludente. Male anche Petagna, reo di aver sparato a vuoto l'ultima cartuccia rimasta ai Brevard azzurri. Non il primo errore purtroppo di un attaccante che continua a mancare puntualmente l'appuntamento del gol. Ed eccoci qua, allora io intanto vi chiedo se siete d'accordo con il nostro super top o super flop e vi invito a prenotare le vostre telefonate nell'angolo del tifoso al numero 081 728 1414. Dunque il super top della settimana di Dries Mertens, che sicuramente ha restituito vigore sia nella partita contro il Sassuolo e anche con l'Atalanta. Un davvero errore grande quello di sostituirlo, considerando anche che
insomma, con la partita contro il Sassuolo, nel momento in cui è uscito, la squadra del Napoli poi è calata. Intanto vediamo i numeri in grafica. Il problema è che ancora non ce l'hai al pieno. Quindi per forza di cose, dato che ci sono tante partite, lo devi far uscire prima per forza, se no non te lo ritrovi la partita dopo. Quindi è stato giusto, ahimè sì, toglierlo, perché almeno anche in Russia, cioè almeno anche adesso in partita, lo puoi utilizzare. Sta giocando bene, sta giocando benissimo ai suoi livelli, nel suo calcio, nel suo modo di giocare a calcio, quindi è non è un errore, cioè è fisiologico, quindi lo non... devi togliere per forza, se lo vuoi riutilizzare lo devi togliere per forza. Tra l'altro, Gianluca, la capacità di Mertens non è solo quella di restituire qualità tattica, ma di avere anche quel carisma che riesce per l'appunto a trascinare l'intera squadra, interi compagni, no? Durante insomma, sì, anche il momento in cui è in campo. Con la fascia di capitano in occasione della partita con l'Atalanta, ha fatto un paio di cose sui due gol eccezionali. Sul primo fa una roba incredibile, ammorbidisce questo pallone. Possiamo vedere il gol, se li abbiamo, una palla che gli arriva perpendicolare, lui è perpendicolare rispetto alla palla, una delle cose più difficili, anche solo pensare di appoggiare quel pallone a Zielinski. Io faccio i miei migliori auguri a Gianluca Imparato, non sono per niente d'accordo su Elmas nei flop, perché Elmas è stato secondo me uno di quelli che è entrato male, per esempio a Sassuolo, però poi fa una buona partita con l'Atalanta, perché è una partita più per lui, cioè più una partita box to box. È vero, è un giocatore ancora da capire e da comprendere, è un giocatore ancora giovane, ma un giocatore importante a discreti livelli, magari non ad altissimi livelli. In una partita di corsa come quella con l'Atalanta a me non è dispiaciuto. Mi spiace che non è stata data la menzione tra i migliori, per carità Zielinski ha fatto bene, a Kevin Marquis, che è un altro di quelli che meritano. In una partita come quella con l'Atalanta, tutta corsa, tutte botte, tutta fisica, ha fatto il suo e non era da poco, perché gli esterni dell'Atalanta sono tanta roba. Abbiamo visto prima anche Zielinski, c'è qualcuno che vuole commentare ancora su Mertens prima di passare a Zielinski, che sicuramente no, è stato reputato tra i migliori in campo. Io non sono d'accordo sul super flop e super top, ma non posso non essere d'accordo, perché ho un debito morale con Gianluca e gli ho detto che stasera ero d'accordissimo e quindi purtroppo devo essere d'accordo. Ma in virtù del compleanno di ieri. Cioè, ma anche per un'altra cosa. Ma voi li avete fatti gli auguri a Gianluca? È stato molto carino ieri. Per un mio convegno, è stato molto simpatico come tutti qua, devo nella dire la verità. Se ne parla. Vabbè, ringrazio Fabiano. Anche tutto quello che ha portato e che abbiamo mangiato prima della trasmissione, quindi ha perfettamente ragione lui, ritiro tutto quello che ha detto. Ha perfettamente ragione, ma non sono d'accordo. Perfetto. Io avrei messo, per esempio, non sono d'accordo che Mertens e Zielinski sono gli unici campioni di una squadra senza i cinque campioni, perché ho visto Mario Rui ieri che ha fatto una partita di assoluto livello. E questo bistrattato Mario Rui, che prende solamente improperi. Mannaccia, mi fate dare sempre ragione a Inzaghi. Questa è un'altra questione di equilibrio. Noi a Mario Rui sono anni che lo bistrattiamo come fosse l'ultimo arrivato. Un reietto proprio così incredibile. Teo Hernandez. Ma con il detto la ragione si dà agli Ardi. Il problema suo è uno solo. Che ogni volta che gli capita l'errore in una partita prende gol. Cioè lui c'ha proprio una sfiga. Resta negli occhi, lui, no, ogni volta che anche fa un errore prende gol, perché per il resto della partita è uno di quelli che ti serve di più. Anche l'espulsione con Leggia Massari, anche tecnicamente, poi messo anche la partita. Tecnicamente, no, tecnicamente uno che ti fa giocare la squadra, è uno che a cui gli passi la palla anche se in difficoltà. Poi alle palle di San serve tanto. No, ma la frase più sentita dei tifosi napoletani da qualche anno, pure quando Mario Rui è bravo. Ma come facciamo a vincere con Mario Rui? Come facciamo a vincere se sei terzino sinistro? Questo fatto ormai è diventato quasi un proverbio napoletano, lo si sente dappertutto. Tra l'altro ormai non fa neanche più il terzino, sono più le volte che viene dentro al campo. Sì, gioca quasi sulla tre quarti, gioca in alcune fasi della partita è proprio... Il problema è che magari non riusciva a farne tantissime tutte di questo livello e sta facendo molto bene, grande continuità, quando secondo me oggi si comincia a dire ci serve il terzino di riserva, perché davvero... Faccio fatica a trovare sul mercato oggi, per le potenzialità economiche del Napoli, un terzino più forte di Mario Rui. Cioè, nel rapporto qualità-prezzo, Mario Rui, il giocatore che tu hai preso dalla Roma, mi pare a 10 milioni, che non aveva fatto benissimo alla Roma. Ma infortunatissimo, Ma qui ha avuto una continuità di rendimento.
Però vabbè, vabbè, sta negli occhi l'errore a Liverpool sul gol di Salah. Più che l'errore, anche il modo in cui lui reagisce alle volte alle cose, non è tanto l'errore tecnico, perché noi abbiamo visto Manolas l'anno scorso un sacco di errori tecnici che sono costati gol. Mario Rui ti fa arrabbiare per come alle volte reagisce, si lancia in maniera... Ha preso qualche cartellino di troppo, però, un po' però quello hai a me piace. Però quello guarda, a me piace, che perché c'ha la cattiveria, ce l'ha il sangue. La personalità. Sì, bravo, sì, io mi sono positivo di questa cosa. A me piace quello, ovviamente deve stare attento, perché realmente ogni volta, non so, gli fanno una finta, cade, se mettono il cross è gol sicuro. E gli dà, è quel luogo comune di cui si parlava prima, gira, rigira, sì, e sì, non lo togli più. Non lo togli più, no, perché c'è questa frase. C'è un motivo che dobbiamo, secondo me, toccare, al netto sicuramente è giusto di andare sui singoli, però è l'ambiente Napoli, che è un ambiente veramente particolare. Difficile. E se lo diciamo noi da giornalisti dobbiamo anche prendercene per certi aspetti la responsabilità, però veramente... È abbastanza difficile. Poi è un ambiente che ti supporta tantissimo, la gente ti spinge tanto, stava spingendo tanto anche con l'Atalanta, passiamo sopra a tanti aspetti anche noi come giornalisti rispetto magari a tante altre situazioni in altre città dove ti fanno davvero le pulci, però poi prendiamo a Napoli certe fissazioni per le quali l'ambiente si inquina. Non è facile dire in pubblico, sbattere in faccia la città quali sono i problemi nella gestione del tifo, cioè non è facile dire... perché qua a Napoli è così, perché qua a Napoli è così, che c'è quello che si offende, quello che contemporaneamente dice, però quella ha detto una cosa giusta, però Enzo Agliardi ha ragione, capito? Insomma, capita, però, cioè, però l'ambiente purtroppo la città si deprime troppo facilmente, come si entusiasma troppo facilmente, però negli ultimi anni è peggiorata un po' la situazione. È peggiorata nell'ambito del fatto che proprio si incancreniscono alcune situazioni, questa di Mario Rui è una di quelle situazioni che si è incancrenita, cioè... Non riesce ad andare oltre, non si riesce... Insigne è un'altra situazione incancrenita, ne abbiamo parlato qui tante volte, cioè non si è riusciti a capire il valore reale di un giocatore che comunque ha ricevuto tanto, ma ha dato tanto. Non si è capito che ci è fatto... troviamo ancora in questo odiettamo, no? Nei riguardi sì, di Insigne. Sì, ma con molti singoli si è avvertita questa cosa. Sì. Per anni Isai, ma come facciamo a giocare con Isai? Ma tu con Isai hai fatto 91 punti. No, su Isai cioè... aveva ragione. Gianni, questa è una piazza che ha fischiato anche Maradona quando l'ultimo anno che giocava, eh? Sì, però lì era diverso, non so come dirti, cioè erano alti e bassi. Sì, qui sicuramente a un certo punto forse era il fatto che si era rotto l'idilio e tutto. Però comunque una mi sembra che si sono fischiato Maradona, come dire, delle prese di posizione che poi non sono state abbandonate anche quando i fatti le hanno smentite. È come se la gente, fomentata anche da noi, ripeto, quindi la colpa è anche dei giornalisti, abbia preso delle posizioni preconcette, per cui ormai se Mario Rui ne fa 10 buone, aspettiamo l'errore, non pensiamo che ne ha fatte 10. Ricordiamo l'errore, non insomma le sì, situazioni. Sì, no, ma è positive. Talmente vero che oggi stiamo difendendo Mario Rui, che è stato il migliore in campo, lo stiamo difendendo. Perché qualcuno dice sì, però addirittura non lo vedono che ha fatto. Infatti un non l'abbiamo visto, no, Gianluca. No, ma Gianluca ha ragione. Il fatto con Gianluca, lui siete ragione. D'accordo invece con Zielinski che, così possiamo vedere i numeri in grafica, autore sicuramente di un'ottima prestazione, può fare la sua qualità, la differenza in campo in un periodo, in un momento così difficile per il nostro Napoli? Vabbè, una partita per me perfetta in una settimana, possiamo dire perfetta per Zielinski. Per me Zielinski è il calciatore certamente più tecnico del Napoli, io lo trovo straordinario. Poi gli manca qualche cosa che non so cos'è, però è straordinario. Gli manca quella continuità di cui spesso parliamo. Renato, cosa volevi aggiungere? Beh, adesso se l'ha fatto 3 gol consecutivi, mi sembra che un po' di continuità la sta trovando. Da quando? No, vabbè, le prime puntate eravamo tutti quanti d'accordo nel dire fatti, che Zielinski però, anche quando non giocava sì, bene senza continuità. Da quant'è che sta almeno giocando bene? Almeno il gol lo fa. Petagna. Tre partite. È sempre là, da quant'è che manca così bene? Tre partite. Ah, sì. No, ha ragione, ma si è visto pure con Mertens, hanno fatto un paio di 1-2 bellissimi con l'Atalanta. Si esalta, il gioco suo si esalta, quando gioca con Mertens si vede realmente tutta la potenzialità di Zielinski e riesce a tirare fuori tutto quello secondo che dicono. Mertens se rimane in questo stato di forma e torna a Osimhen, che deve fare Spalletti, secondo te? Chi lo sa? Io pensavo che Mertens potesse fare bene il 10, cioè dietro la punta, perché credo che ormai non avesse più, sono sincero, questo sprint, questo spunto in area di rigore, invece ormai è diventato una sorta di Romario, di quelli là
da 16 metri, che però poi ti vengono anche a legare il gioco con la tecnica che hanno. Io credo che i due ormai siano alternativi, cioè se c'è Osimhen sì. Non c'è anche perché abbiamo detto la volta scorsa che sono diversi, hanno una modalità di approccio in campo totalmente diversa, quindi magari sarà anche in relazione alla, insomma, alla squadra avversaria decidere se scegliere l'uno o l'altro. Io reputo Fabiano, e lo dico veramente, gli voglio troppo bene, reputo Fabiano un esperto di calcio pazzesco, perché l'ha giocato ad altissimi livelli, ma non basta, lui ne capisce davvero. È bello guardare una partita con Fabiano, sì, diciamo sempre. No, ma è straordinario. Lui, Zielinski e Osimhen, l'ha detto dalle prime puntate, dice guardate, tutto bello, tutto fortissimo, ma Zielinski con Osimhen perde qualche cosa. Tant'è che non giocando Osimhen, Zielinski sta salendo, perché lui l'ha detto prima, l'ha detto nelle primissime puntate, perché sa che Zielinski ha bisogno di dialogare con qualcuno, che la palla in qualche modo gli ritorni, quando poi Osimhen è un finalizzatore. Il gol di Zielinski è proprio sintomatico di quello che dice Fabiano. Cioè, Zielinski è un giocatore di rimorchio e di sponde. Mertens fa sponda al rimorchio. Cioè, è una roba che per Zielinski è pane quotidiano. Infatti si esalta proprio. Proprio bello vederli quando fanno quelle azioni strette. Come si cercano, come si la cercano la complicità tutti. Che c'è. Sì, è un bel gioco ed è difficile realmente anche da difensore. Quando vai a marcare un Mertens che ti fa tutti quei movimenti, poi a un certo punto esce fuori e poi ti rientra dentro, è difficile da marcare. Più difficile da marcare Mertens o Zapata? Per quelle che erano le mie qualità, Mertens probabilmente. Gianluca, a te con il tuo spazio social sicuramente qualche domanda dai nostri telespettatori. La partita contro l'Atalanta sicuramente ha restituito un po' di malumore, però non è detta l'ultima parola, cerchiamo di capire cosa, come migliorare in campo. A te Gianluca. Sì Mario, innanzitutto ti volevo riportare che ha appena pareggiato il Cagliari con il gol di João Pedro, e poi ti volevo riportare la domanda di Franco da Napoli che ci scrive: buonasera, chiedo scusa, ma Petagna serve solo a fare numero? Bella domanda. Segnato col Genoa, meno male che non ce lo siamo tolto. Adesso Petagna è il problema perché si è mangiato. Per quello che sta giocando Petagna ci può stare tutto quanto nel Napoli, secondo me. Per i minuti, le porzioni di partita che sta giocando, ci può stare tranquillamente. A proposito di Petagna, abbiamo colto l'occasione per mostrarvi i numeri in grafica di Petagna. Eccoli qui, quindi commentiamo, e stavi commentando Renato. Peraltro ha fatto tiri una uno, bellissima. Tiri fuori uno. Alle giocate 13% passate. Il cambio di gioco ha fatto delle giocate belle, proprio belle. Poi l'ho preferito col Sassuolo che con l'Atalanta. Sì, ma però il famoso tiro sbagliato, che ovviamente gli capita anche sul piede sbagliato, nasce da una bella giocata sua. Tant'è vero che lui a un certo punto, non so se riusciamo a rivederlo addirittura, quando poi alza la palla, lui guarda, credo fosse Politano che ha messo dentro quel pallone, per dire la dovevi dare a me, perché Politano la mette sul secondo palo. Mario Rui, anche lui sfortunato, sì. Ci arriva col destro, perché questo è Calimero, non ci arriva mai col piede giusto. E quindi Petagna aveva lanciato lui quell'azione, poi magari non l'avrebbe finalizzata come tutti potevamo sperare. Calciare in controbalzo, in scivolata, col piede opposto, se avesse fatto gol così veramente coefficiente era di difficoltà pazzesca. Però secondo me ancora un po' sulla coscienza Petagna il gol del pareggio, no era perché era difficilissimo. Perché tanto io con sto la anche pressione. Provando ad immaginare, a provare io col sinistro in scivolata a calciare una palla che mi arriva in controbalzo. Tu facevi fallo su te stesso. Sì, sicuro. Cioè, è difficile da prendere. Eccola da qua. Intanto commentala Fabiano, dai commentala. Oh sì, probabilmente ha avuto anche ragione ad arrabbiarsi poi con Politano, perché quella palla gliela doveva mettere direttamente. Hanno fermato l'immagine, se l'immagine va avanti si vede che lui si gira verso Politano. E dice dammela prima, anche se pensando ora gli fosse arrivato sul piede opposto probabilmente. No, ma poi in tutto ciò anche lì Politano per esempio fa una bella giocata e se la trova anche lui sul destro la mette col destro che non è il suo piede. Sembra sempre molto più facile dalla televisione. Ma può essere considerato uno del Napoli, l'ex Spal, vuoi essere un po' provocatoria, secondo voi?
Sì, sì, uno del Napoli sì, assolutamente, assolutamente. Assolutamente sì. Sì, sì. Ha un modo diverso di giocare, un modo anche che può servire. Secondo me ci stiamo attivando tante telefonate dei tifosi che dopo ci chiameranno dicendo... E chi ti sente? Quello Betagna. Sì, Gianluca, sì, sì, prego, c'è un'altra domanda, mi sembra. Betagna, sì, Mario, c'è la domanda di Luigi D'Aversa proprio per il nostro Renato. Che scrive, qua. Avendo avuto il Napoli giocatori come Cavani, Higuaín e lo stesso Mertens, come fate a dire che Petagna è da Napoli? Ma Petagna non è un titolare come era Cavani, non è un titolare come era... come si chiamava quell'altro del Parma, che poi abbiamo dato al Parma? Ah, inglese. No, ne abbiamo avuti altri Petagna, no? Cioè, sinceramente la Petagna inglese con tutto il rispetto ma non lo puoi paragonare a Cavani, non è il giocatore titolare che ha in attacco ragione, Petagna ragione, no? Ragione, aspetta però ragione, c'è ragione. Da fare un ragionamento e anche Cavani era titolare giocando poi è diventato titolare certo. Cioè Petagna Zapata a Palermo, uguale cioè il tornante Zapata di destra, uguale non era titolare ma poi giocando è diventato il giocatore che è ora, quindi noi stiamo prendendo un giocatore che ha un peso, un'altezza, una struttura dove se lo usi 10 minuti, minuti ogni 3 settimane non lo troverai sono mai il vero Petagna e purtroppo Scalza è una ruota incredibile cioè, hanno dimenticato un decennio di aglietti ti ricordi caccia. Zapata? No, Zapata sì, quando stava qua era uguale, entravi 10 minuti faceva un po' di sportellate ma tu dicevi dove andiamo con questo? E poi lo guardi adesso e dici ma che giocatore è? No, cioè, un giocatore da Premier League, un giocatore che potrebbe giocare nelle prime 5 di Premier League. Ma facile, facile facilissimo. Perché quindi... la differenza che fa in Italia lui la fa anche in Europa. Cioè questo non lo butti mai non lo giù. Ma anche perché tecnicamente è forte. Ma non è la tecnica, il più delle volte ti viene da una cosa mentale. Quando tu hai la convinzione, la sicurezza di giocare... quando tu hai la possibilità di entrare in di far scaldare i giri, di entrare, capito, nel sì, come si dice, trovi in anche, condizione di entrare trovi anche in l'allenatore che ti sa valorizzare, devo dire sempre il discorso di Gasperini prima, questo ha capito che Zapata non è un centravanti, è un giocatore che deve giocare sì, tra ma centrale. Il problema è nostro, ragazzi, ma io ricordo Carletto Mazzone a una conferenza dove gli dissero ma perché non fa giocare Calderon al posto di Bellucci? E Mazzone disse guarda che lo faccio giocare davvero, no? Questo per dire cosa? Che comunque se Petagna viene schierata a 10 minuti è perché ha la fiducia dell'allenatore. Vediamo che cosa, quali domande ci riserva ancora Gianluca appunto da casa, a te Gianluca. Sì Mario, perché sempre su Petagna c'è il messaggio di Andrea per Fabiano che scrive ma un grande conoscitore di calcio come te, come fa a paragonare Cavani a Petagna? Non la paragonato, no, Fabiano, la paragonato il signore il paragone era, sai su che cosa? No. Sul fatto che Cavani a Napoli probabilmente il primo anno è difficile che potesse giocare perché Cavani lo provavano come esterno destro cioè, sì, a Palermo cioè, era nel ruolo di Maggio a fare il quinto era il più forte in Italia, uno dei più forti. Cavani probabilmente se avesse dovuto fare la riserva a Maggio Cavani arriva che c'è ancora Quagliarella poi nello stesso giorno Quagliarella va alla Juve in trasferta in Europa League era Cavani in Europa League dentro casa e l'ha buttato sì, dentro sei Kovic che il mister non sapeva chi mettere dentro si gira e fa Cavani te la cioè, non posso andare Cavani a paragonare sempre Cavani perché guardate se noi mettiamo su questo punto di vista a Napoli ha giocato Maradona allora non dovremmo avere più la squadra perché storia, non ce l'abbiamo più abbiamo un'altra un'altra storia ma non è paragonabile perché devo mettere sempre Cavani il passato visto così è opprimente perché il passato dovrebbe essere un substrato per crescere però se fai no, un paragone un non puoi fare paragone. Petagna con i più grandi attaccanti della squadra negli ultimi 10 anni era sull'esperienza che c'è stata no, sul... Dicendo il Napoli ha avuto Cavani, Higuaín, come fa vedere Petagna? Allora il Napoli ha avuto Maradona, come fa vedere la squadra? E per quello questo è. E non giochiamo perché la piazza è quello che è, lo sappiamo. No, ma io ne faccio un discorso quasi culturale, nel senso, attenzione, il passato è bellissimo, ma non ci deve servire per mettere in difficoltà quelli attuali. Perché non posso andare a paragonare Demme a Ciccio Romano. Non so se mi spiego, ho difficoltà. No, ma... In più la cosa che la gente dovrebbe capire, abbiamo soprattutto noi come squadra il Napoli, ci sono tantissimi esempi di gente che viene presa, che poi magari qua non gioca, non so, uno dei più recenti, un As, quando entrava qua dicevo ma che ci fa questo? È andato fuori, ha iniziato a giocare, ha trovato la continuità
e poi ti viene da dire, cavolo, è un buon giocatore, riprendiamocelo. Sì, 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 sì. Però ne abbiamo avuti tanti di esempi così. E purtroppo quando sei tra gli 11 titolari, giochi, hai la convinzione, hai le gambe, Petagna ora non ha le gambe. Certo, hai quella struttura fisica, se non giochi... Quella struttura lì ci vuole ancora più tempo per... Però io penso che abbia la fiducia di Spalletti, questo, deve sì, questo sì, il tifoso sì. deve pensare. Sì, ed è deve pensare che se tutto. Spalletti mette Petagna negli ultimi 10 minuti è perché pensa che Petagna possa fare bene, altrimenti resta in panchina. Secondo me il vero tifoso non deve disprezzare mai i nostri calciatori. Giusto. Perché così non si porta a crescere. Franco, stamattina ho sentito due persone che parlavano già che siamo torniamo in Europa League. No, guarda, è una cosa che ci sono tifosi che si esaltano subito e purtroppo ciò diceva la piazza questo. Quindi è. Sei per l'equilibrio, comincio. Quindi sei d'accordo con me? Vedi, guarda un po'. Zappa, ci sei. Però io parlavo di equilibrio nel giudizio. Vabbè. Terrificante, questa cosa terrificante, terribile. No, equilibrio in giudizio e la piazza non è equilibrata. E cosa pensate invece di Elmas? Perché male Petagna, ma anche Elmas, se possiamo mostrare i numeri in grafica, in concludente, sebbene ottime le intenzioni, cosa manca al diamante azzurro per esplodere finalmente? Però Gianluca dalla sua che stava col bicchiere di spumante in mano non e quindi d'accordo. Magari ha visto. No, sui top sì. Sui flop Elmas pure io non sono come Fabiano ancora... che non vedi Demi invece come però flop. C'ha l'alibi, non c'ha l'alibi. Ancora capito è il ruolo. Compleanno. Cioè io ancora non riesco a inquadrare Elmas in un ruolo e quindi in a valutarlo che sia suo e quindi a valutarlo no perché vedo sicuramente ha avuto un cambiamento a livello fisico, a livello mentale dall'anno scorso che è un abisso, quindi è un gran giocatore, fa delle giocate coi piedi, ha una rapidità che è veramente alta. L'unica cosa è che non so in che contesto come metterla. Come Mario, cioè, si sacrifica molto in base a dove deve giocare, che ogni volta lo cambia. Ma insomma, proprio quello è il problema, in base a dove deve giocare. Esatto. Lui fa da tappabuchi, quindi non lo sa più neanche lui. Cioè, si dice, ma che non lo fai? Tranne il portiere li fa tutti. Però il suo lo dà. Cioè, lo fa, lui corre, ha corso tanto e non era una partita facile soprattutto però magari gli è mancata la concretezza forse sabato in sera sì beh, non quando... è proprio la sua caratteristica non è quella esatto. E soprattutto quando corri tanto è difficile che sei lucido mi ricorda un po' Lavezzi facevamo gli allenamenti adesso metteva... ti dico non devi fare paragoni è vero metteva tutti i palloni ti giuro all'incrocio che tu lo guardavi e dicevi ma come fa. Poi lo guardava in partita, arrivava davanti alla porta e sbagliava, sì. Però mi veniva da dire, però andate a guardare quante volte ha fatto gli scatti. È normale che quando arrivi poi lì davanti ti si appanna un po' la vista. E Elmas uguale. Per me Elmas è una mezzala, dico la verità. Boh. Antonella, per te Elmas... Insomma, Antonella, forse siamo d'accordo sì, con i super con questi flop menzionati? Io sono d'accordo con da il Gianluca. Top perché ho, diciamo, il mio cuore va un po' verso Mertens, di conseguenza non posso ti che essere d'accordo su con Mertens. Lui. Sì. Anche la Vezzi, io sono. Vabbè, ma è un'altra storia quella, torniamo al passato. Gianluca, questa sera ti danno ragione, ma non condividono i tuoi super flop. Hai pienamente ragione a metà. Ora io ti chiedo, e la ragione ha torto. Sulla base di quale criterio e parametro questa hai individuato? Rubo, ti danno ragione ma non condividono, questo va a anno. Sulla base di quali parametri hai individuato i super flop di questa gara? E poi c'è una domanda per il nostro meraviglioso parterre. Guarda Mario, io voglio solo ricordare ai nostri amici, ai nostri ospiti che c'è anche la colazione per domani eventualmente dall'altra parte, quindi mi raccomando facciamo i quindi buoni. I parametri sono legati a lettere. Esatto. E poi Mario ti voglio riportare il messaggio di Michele per il prof di Stasio che scrive: noi tifosi non vogliamo disprezzare i calciatori, ma va detto che molti purtroppo non sono da Napoli. Ebbene, io non sono d'accordo. Io non definirei mai a metà stagione un calciatore non da Napoli. Se lo fossi non lo direi, parlo da tifoso, perché per me quelli che vestono la maglia azzurra, ma non lo dico per un fatto demagogico, io li devo sostenere, a parte che sono convinto che la rosa del Napoli è fatta bene. Certamente non siamo il Paris Saint Germain che ha 3 squadre, forse la terza è più forte della prima, siamo una squadra normale che è normale, una grande squadra che ha fatto dei grandi sacrifici per arrivare a questo, per me sono tutti da Napoli. Ma nelle proprie... carità, tutte le piazze sono difficili, cioè... Gagliardini non è da Inter, l'ho sentito tante volte. D'Ambrosio non è da Inter, l'ho sentito tante volte. Alla fine in tutte le squadre ci sono i titolari, gli inamovibili come nel caso di Koulibaly,
e le riserve, cioè che poi ci siano delle differenze tra Elmas e Fabian Ruiz o tra Osimhen e Petagna è talmente oggettivo. Tu hai nominato che... Malcui, che ha fatto una signora partita, tu potresti dire... Oddio, te lo volevo dire, forse in fase difensiva non tanto, però come gamba non è... Però come gamba puoi dire che non è da Napoli, io dico che è da Napoli, certamente non lo metto in prima squadra, però se c'è bisogno lo metto. C'è anche un bel piede destro. Cioè. Sì, sì. Una rosa lunga e di valore, ecco, al di là dei singoli dobbiamo dire che il Napoli ha offerto comunque una buona prestazione, sebbene abbia perso, il che dimostra che abbia una rosa lunga e di valore, Franco. Però probabilmente sono venute un po' meno poi le seconde linee, è probabile. Ma no, secondo me non sono venute meno. Ieri con l'Atalanta le seconde linee sono venute proprio in emergenza, hanno fatto vedere che sono bravi. Perché guardate, l'Atalanta tutti ci hanno... tra virgolette ammorbato, la squadra più forte d'Europa, quella che gioca il miglior calcio, grande Gasperini, io l'ho confessato, odio Gasperini, vabbè, ma insomma è una cosa che mettere la felpa, odio Gasperini, però riconosco che è un grande allenatore, ma ieri le seconde linee hanno fatto non il loro dovere, molto di più. Vediamo che cosa ha scritto, ecco, c'è proprio un estratto, no, in grafica, le parole di mister Spalletti in relazione alla prestazione delle seconde linee, e lui cita: non sono preoccupato perché quando si fa questo lavoro, oltre ai dati, si va a vedere l'atteggiamento della squadra. Stasera ci trovo tante cose corrette e giuste, negli ultimi 10 minuti la squadra strameritava di andare a fare gol, insomma. E anche l'atteggiamento finale, no? Mario, è stato bello dal punto di vista dei nervi, perché io poi nella positività della partita ribadisco, per me l'Atalanta ha meritato, cioè nella positività della partita del Napoli, nel flusso lungo di una partita di 90 minuti ce ne saranno stati 60 di Atalanta e 30 di Napoli, però gli strappi del Napoli... O più per la fisica, cioè io come gioco invece vedo più che ha meritato il Napoli. No, io come continuità di prestazione più la tanta, mi è piaciuto il Napoli negli strappi, e negli ultimi 10 minuti il Napoli ha avuto tanti strappi, perché anche un ass 2-3 volte è andato via, poi Politano, la voglia, la determinazione, la rabbia. A meno nel flusso della, cioè l'Atalanta mi ha dato la sensazione di essere sempre ordinata, rocciosa. Il Napoli mi ha dato la sensazione di andare a fiammate. Però le fiammate del Napoli erano più belle ancora, sì, sì, di questo, sì, flusso ordinato, ripeto, di un calcio, quello dell'Atalanta. Franco, non me ne vorrà, molto bella, molto, no, anche riconoscibile. Scusatemi se devo ripetere, però Gasperini sul 2-1 ha dovuto cambiare mezza squadra pure lui, sì, sì. Quindi che vuol, no, dire? Ma non solo, se ha dovuto mettere tutti insieme Pasalic, Cilicic e quegli altri, vuol dire che Gasperini ha visto le difficoltà, esatto, della sua squadra, e oggi le 5 sostituzioni a una squadra come il Napoli ti cambiano la vita, certo. Cambiano la vita. Dopo il 70esimo, se tu cambi 5 giocatori, oggi una squadra come il Napoli, ma è quello molto squalificato. Noi abbiamo cominciato la partita già con le 5 sostituzioni, e quello le indica. Appunto, quello è il discorso. Ma quello è il discorso. È per quello che io sono, per quello felice, che io sono felice. Come sono felice. Io sono rassicurato. Ma perché, anche Spalletti che dice: giocando, non voglio cercarmi alibi. Ma se non te lo cerchi molla, cioè non è un alibi, è come, no, se un tennista va con un braccio gestato e perde, ha perso, però aveva il braccio gestato, è l'alibi, Gesù, quelle... No, lui è giusto che lo dica, perché soprattutto... Sì, vabbè, sicuramente, però se non ce l'ha molla l'alibi, poverino, ragazzi, ma Gattuso l'anno scorso... Non parlava ai giocatori, il Napoli di Gattuso, quando l'anno scorso ha perso Mertens, Osimhen e altri 2 o 3 che ha avuto più o meno gli stessi infortuni... Voi la ricordate Atalanta-Napoli al ritorno l'anno scorso, che era il periodo in cui il Napoli aveva gli infortunati come adesso? Ma voi ve lo ricordate il Napoli in quel periodo? Giocava, sì, sì. Giocava il Napoli, tu che giocava il Napoli l'anno scorso, no, quando aveva Gattuso gli infortuni. Gattuso non ha gestito bene quel momento, come. Ma lascia stare fortunato. Come ha gestito il Napoli in campo. Guardo il Napoli con l'Atalanta e penso al Napoli di un anno fa e dico... Ma per me con Gattuso non giocava. Alzo le mani, appunto, questo proprio sto dicendo. Bravo. Alzo le mani. Miracolo. Cioè, con l'Atalanta io mi sono arrabbiato perché giustamente sono rimasto male, che il risultato è quello che è e così via. Però ripeto, cioè, ho visto una squadra giocare nonostante per la prima volta in campo ci fossero insieme Lobotka ed Elmas, Rachmani e Juan Jesus, Petagna, Mertens con Lozano e con... Fatto del brive, Lozano ha fatto una buona partita. Un'ottima partita ha fatto Lozano. Anche lì è il solito discorso. Sembra ancora più alto, come disse Franco l'altra volta. No, ma perché trovando finalmente anche lui un po' di continuità, perché poi... Perché è importantissimo giovedì andare avanti, non finire in Conference League, che sarebbe... per tutti vista come davvero la Coppa Anglo-Italiana,
è importante perché devono trovare minuti e continuità di impiego questi che tra virgolette definiamo le seconde linee, perché Lozano, visto le prime partite, non è Lozano che abbiamo visto contro l'Atalanta che c'aveva la gamba per fare 15-20 scatti dei suoi, ma la gamba la trovi solo giocando, la partita è allenante. Però anche su Lozano il problema c'è, perché quando lui ha fatto una dichiarazione che sta nell'animo di ogni ragazzo, vorrei andare in un top club a vincere qualche cosa, ci può stare, da allora non l'abbiamo più perdonato. La frase più frequente, ma perché non se ne va? Non gioca bene, ma perché se ne vuoi? Questa è una cosa incredibile, dobbiamo l'equilibrio di Enzo, lo sottoscrivo, perché il ragazzo ha detto una cosa discutibile, io non l'avrei detta, però c'è che il ragazzo dice io vorrei giocare col Real Madrid. Vabbè, comunque sempre estrapolate queste vengono frasi. Estrapolate. Esatto, magari non c'è un discorso. No, non sono i giornalisti, perché non ti ascolti il discorso per intero. Questi traduttori. Il linguaggio SEO. No, quello è quello. Restando sul linguaggio. L'autoprofezia. Cioè tu percepisci da una serie di cose il tuo pensiero, quello che tu pensi sia giusto. E l'autoprofezia che sia vera. Allora io penso che Lozano, allora leggo quel pezzetto, dico ho ragione. Noi la peste ce la siamo tirata addosso, noi napoletani, La Coppa d'Africa. Abbiamo fatto un mese di lamentele sulla Coppa d'Africa, si sono rotti tutti per la e tre. Le abbiamo seccati in una maniera, noi napoletani le abbiamo seccati, noi napoletani. Renato, tra l'altro Gianluca appunto anticipava un altro aspetto importante, perché giovedì Napoli si gioca alle sorti degli europei. L'Ester sta guaiatello. Esatto, che l'Ester c'è questo spareggio con l'Ester, però è importante che Napoli vinca in questa ottica di emergenza. Il Napoli potrà vincere secondo voi contro gli inglesi? Se sì, in che maniera? Se gli 11 titolare mantiene 70-75 minuti, certo che puoi vincere. Quello è il minutaggio giusto, magari non anticipando 60. Io ho visto anche un calo fisico in tanti che non avevano 90 minuti nelle gambe con l'Atalanta. Io ho visto dopo il 70esimo il Napoli a un certo punto si è un attimo, ha fatto la posa, diciamo, no? Sul fondo del bicchiere, poi sui nervi, come ha detto Gianluca, all'ultimo ha avuto un paio di strappi. Io credo che con l'Ester farà molto la tenuta atletica. E ovviamente se riesce a sbloccare subito la partita. Esatto, se riesce a sbloccare subito la partita, ma soprattutto capire se questo divario fra Serie A e Premier sia così incolmabile o qualcosa sta cambiando poi nel corso di questi ultimi anni. No, incolmabile no, sicuramente giocano un calcio differente da quello italiano, che a lunghi tratti può sembrare molto più tattico. Però il Napoli è una di quelle squadre che contro le squadre inglesi per me se la può giocare, perché gioca a campo aperto, gioca disavviso e quindi può fare comunque anche con la squadra che ci sarà, potrà dare un gran filo a torcere a Leicester sicuramente. È importante, perché però Gianluca ricordiamo che la vittoria non può bastare, quindi bisogna vedere anche che succede nell'altra partita con lo Spartak, però se la vinci ti metti in condizione di essere almeno nelle prime due del girone, poi per carità arrivi seconda, magari incroci una squadra che scende dalla Champions, però questo Napoli merita di andare avanti in Europa, perché è una squadra europea che ha un'identità europea, tant'è vero che sarà una bella partita box to box anche questa con l'Ester, perché l'Ester va. Prima, quando le squadre inglesi uscivano dalla terra di Albione, come dicevano quelli bravi, non erano così temibili. Adesso le squadre inglesi giocano come se fossero in Inghilterra, anche quando non sono. Ci sono anche i giocatori più forti, diciamo. Il livello della Premier, secondo me, onestamente, è ancora più alto, il livello medio rispetto al calcio italiano. Il Napoli è la squadra più europea del campionato italiano. Per me lo è l'Atalanta, però mi vergogno di dirlo a te. E anche l'Atalanta, mi piace molto l'Atalanta. Io ovviamente un po' esagero su Gasperini, però la squadra è oggettivamente bella. È una squadra da stimare, vedere. Esatto. Molto, perché sono molto forti. Peccato che lo diamo a Gasperini. Peccato il fatto di Gasperini. Uno spareggio sicuramente che deve portare Napoli in alto e fare in modo che non retroceda, no, in Conference League, come ricordava prima Gianluca Enzo. Ma noi vincere possiamo. Questo porterebbe un impegno minore, però invece no. Non siamo padroni del nostro destino, però ci aiuta il fatto che l'altra partita entrambe le squadre si possono qualificare, quindi non ci sarà nessun, come dire, risultato con minore motivazione. Anche loro hanno entrambe bisogno di fare il risultato, quindi poi vinca la migliore. È chiaro che è un problema nostro non arrivare primi ma secondi e dover fare un turno in più, ma sembra che lo devi fare tu. No, però noi dobbiamo parlare, io e te ne dobbiamo parlare. Rientra nel discorso delle tante partite, cioè
adesso se arrivi terzo nel girone, prima uscivi e uno dice vabbè siamo usciti con tutti doppia punizione se arrivi terzo, cioè non esci neanche, capito? Quella con la tutti cosa. I limiti della vicenda, dicevi esci però almeno abbiamo meno partite, meno infortuni, meno stress, no vai a fare la Conference League. E non lo puoi programmare, guarda, non è una visione raffinatissima, perfettamente certo, ragione. Non si finisce certo, mai di giocare, mai. Non si finisce mai di giocare. Naturalmente l'Europa League è un trofeo internazionale, snobbarlo significa anche non crescere mentalmente, probabilmente anche qui sta la crescita del Napoli, anche sì, in ma questo... Mai... Sono d'accordo al 100% con te, però da qualche anno a questa parte il Napoli difficilmente snobba la manifestazione. Poi magari è capitato di uscire, come è capitato di uscire l'anno scorso, male, facendo una brutta partita. Era un brutto momento del Napoli di Gattuso, però onestamente dal punto di vista della mentalità ormai sono talmente tanti anni che il Napoli è in Europa che non si può permettere di snobbare nulla. Sei arrivato fino anche in semifinale, voglio esatto, dire, con Benitez. Avanti tutta. Avanti tutta. Gianluca, a te. Che ti volevo riportare il messaggio di Nicola che ci scrive: buonasera a tutti, innanzitutto complimenti per la trasmissione, la trovo molto godibile con commenti di persone competenti, trovo però deplorevole le eccessive critiche dei tifosi a Petagna, sfido chiunque ad entrare a 10 minuti dalla fine sistematicamente fare gol, purtroppo il pubblico napoletano è esigente ma incompetente. Eh sì, lo dicevamo vabbè, prima a parte Marina. L'incompetente è d'accordo esigente. Con noi è d'accordo sì, con sì, noi no, è sì, che sì. Abbiamo difeso Petagna. No, ha dato ragione a Enzo. Abbiamo ancora un'altra domanda? Sì, Mario, c'è il messaggio di Antonio che scrive invece: buonasera, Lozano e Petagna da vendere subito. Lozano ha vinto lo scudetto con il PSV e a Napoli è un fantasma. Insomma, Lozano è un pacco arrivato dall'Olanda. Non so se il nostro partner è d'accordo. No, io penso che noi in questo momento tutti dobbiamo fare qualche pensare a vendere. Io penserei a comprare qualcosa. Era quasi vicino a Messi sì, l'anno sì, scorso. No, vicino a Messi. Ora sì, già. Come scendere. Ragazzi, quella rischia di perdere l'occhio. Peggio della borsa. È stato fermo un mese e mezzo, ha saltato la preparazione. Torni e trovi la squadra dove magari per il mister nuovo, per adesso c'è Politano nelle gerarchie. Cioè, bisogna anche valutarle queste anche cose. Anche perché no? Politano... prima del Covid stava facendo molto bene. Molto benissimo. Bene. Intanto abbiamo finito le domande con Gianluca, abbiamo una domanda di veloce prima di concludere, di andare in pubblicità. La sfida contro l'Empoli, quali saranno i punti di forza, i punti deboli che il Napoli dovrà affrontare? Velocemente Fabiano. No, sarà difficilissima perché sarà tutta giocata con le stesse armi, cioè nel senso che si metterà tutta sul piano del gioco. Ci sono due ottimi giocatori e tu non hai la possibilità di sfruttare magari un gioco più diretto che gli potrebbe fare più male a loro. L'Empoli di Andrazzoli tra l'altro è una grande sorpresa, velocemente. Squadra che gioca bene, allenatore bravo, laboratorio Empoli interessante. Il una Napoli... grande sorpresa. Il Napoli è più forte. Sì. A te Gianluca, il tuo spazio con i meme. Esatto, perché è arrivato proprio il momento che stavamo aspettando, il momento dei meme, le immagini più divertenti della settimana inviateci dai nostri spettatori. E quindi partiamo subito con le prime immagini. Abbiamo prima il Leo Messi che fa davanti a Cristiano Ronaldo complimenti, Cristiano, bravo a te, grazie, non mi aspettavo poco. Te, questo è il tuo, è il pallone d'oro, è un Super Santos. Andiamo avanti con il prossimo meme, con quando batti la serenità e ti porti momentaneamente a più 14 dalla terz'ultima in classifica, evviva! Andiamo avanti ancora con il prossimo meme, ma quindi chi gioca contro l'Atalanta direttamente da strappare lungo i bordi? La domanda mi devasta il povero Spalletti. E poi in esclusiva abbiamo un video che ci ha mandato il nostro telespettatore Vittorio, che ritrae direttamente da All or Nothing Juventus un'immagine esclusiva di Pirlo che spiega ai suoi ragazzi come battere il Milan. Vediamo. Questa bizzona. Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, chi si gioca in 15? Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatto. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedano, e così viceversa. Allora la gente pensa, che c'ha 5 giocatori in più? Invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, oh, che sta succedendo? E non ci capiscono. Un video che fantastico, genio questi, Mario. Eh? Grande.
Grazie, grazie Gianluca per questo angolo meme molto divertente. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità 081 728 14 14 per prenotare all'angolo del tifoso, ma subito dopo il super quiz. Chi vincerà questa sfida tra Fabiano Santacroce e Gianluca Monti? Io lo so, restate con noi. Ed eccoci qua nuovamente a Super Goal per dedicarci all'angolo del super quiz. Una sfida, ecco, dopo una mini crisi, così come è stata come le sconfitte del Napoli, immeritate. Una mini crisi che però ha visto ancora una volta vittorioso Gianluca Monti, perché la settimana scorsa vince Gianluca Monti, tra l'altro una puntata molto particolare. La settimana scorsa ha fatto tutto lui, si è fatta anche autogol alla fine. Esatto, era dedicata al nostro Diego Armando Maradona, ma questa sera fortunatamente torniamo alle nostre regole, per cui Fabiano continua a fare male anche stasera, come sempre fa. Non ci deludere neanche questa sera. Le regole del gioco oramai le conoscete, provate a giocare anche voi con noi. 5 domande puntualmente diverse. La prima all'argomento di storia, quella difficile per Fabiano Santacroce, ma non per voi, ne sono certa. Vincerà chi per primo raggiunge i 3 punti. Vediamo se funziona il buzzer. Possiamo vederti concentrato, Fabiano? Concentrato. Regia, possiamo inquadrare? Le cuffie. L'occhio. L'occhio di Fabiano. Ci sta. Perfetto. Ma ci sono, oggi ci sono. C'è. Fabiano c'è. Andiamo con la prima domanda, quella di storia. Il Napoli, fondato nel 1926, fa il suo esordio nella massima divisione italiana nello stesso anno. Sapete voi dirmi cosa successe al termine di quella stagione? Il Napoli in che zona della classifica arrivò? Sono quasi sicuro che il Napoli è arrivato ultimo, perché il ciuccio dovrebbe nascere dal fatto che il Napoli aveva il cavallo come simbolo, che era quello della provincia di Napoli, e poiché nel primo anno credo che il Napoli le perda tutte, ne pareggia una. Giuro che non me la sono preparata, giuro che questa la sapevo per davvero. Dai, ma che devo fare? Perché c'ero nel 1926. Mi dispiace. Poi venite, perché anche te mi abbandoni. Cioè, neanche la cosa era esatta, tanto che l'ho detta bene, sì, capito? Che se grande, grande Gianluca. Per chi studia sempre, chi si prepara. È stato bravo. Si prepara la domanda di storia? Io sono certa che voi la sapevate, l'unica a non saperla era Fabiano. Io volevo schiacciare e dire decimo posto a caso. Dunque, prima domanda, il vantaggio. La passione si unisce al talento. Sì. Evviva! Prima domanda, il vantaggio, lui, Gianluca Monti. Il Napoli retrocesse, ma poi fu riammesso dalla FIGC. Andiamo alla seconda domanda, concentriamo, vediamo, altrimenti poi dite che io porto sfiga. Vai, concentrati, occhio concentrato. Concentrato. No, non ho portato bene prima. E perciò rifacciamolo, è per questo motivo lo sto dicendo. Questo è occhio al gol. È proprio per questo motivo, così tu mi... Ci sono. Andiamo alla seconda domanda. Chi è autore di questo gol? Con l'asilo della regia vedremo le immagini e voi dovete individuare questo ex calciatore azzurro. Allan. Possiamo vedere se la risposta è esatta, mi sento un po' male. Zielinski. La finta di Milik, Allan va sul destro. Allan! Con un grande gol Allan! La ripresa al Napoli è 1-1! Allora, non sono felice. Lui scivolando l'ha fatto il gol. Petagna no, lui sì. No, erano diversi Enzo, palloni. Enzo, Mamma mia. Non sono felice perché è questo pareggio. Di distrarti un po'. Esatto. La risposta purtroppo di Fabiano era giusta. Allan in un Sassuolo Napoli del 2019. Bullizzato. Andiamo avanti. Gianluca, mi raccomando, non gli concedere questa terza risposta. Renato, cosa c'è? Nulla? Andiamo con le partite memorabili. Siamo in un momento in una fase di pareggio, ma non è detta l'ultima parola, quindi probabilmente io sono certa che Gianluca Monti vincerà anche questa sera. La terza domanda riguarda le partite. Vieni qua, altrimenti potrei annullarti la domanda se vai via, perché vai a scopiazzare. Nella partita memorabile Stoccarda-Napoli 3-3 del 1989, che portò gli azzurri a vincere la Coppa UEFA, chi segnò il gol del primo vantaggio azzurro? Vai Gianluca! Antonio Careca. Ah no, Alemão, Alemão. Allora,
Però secorretto, lui ha detto la sua, quindi per me il pareggio è no, gliela diamo. Attendo la risposta dagli autori. Notaio, gliela diamo. Notaio com'è? Tieni la sapevo, la sapevo. Come vanno le altre decisioni? Quindi siamo in vantaggio con Fabiano? Mi state dicendo questo? Oh, mannaggia. Ma riusciamo anche a rivederlo il gol di Alemão. Per dindirindina vediamo il gol di Alemão. Grazie regia. Maradona per Alemão, c'è fallo di Catanes, l'arbitro facendo che si può proseguire, c'è un buco per Alemão. Calecca dentro ancora per Alemão. Alemão, tiro. E il pallone, il gol. Gol di Alemão. Grande azione del Napoli. Alemão porta in vantaggio il Napoli. Gol di Alemão. Purtroppo il vantaggio è di Fabiano Santacroce. Fabiano, ma com'è che sapevi la risposta? Ho studiato, ma com'è che non sapevi questa? È l'impegno, il duro lavoro, il non mollare mai. Ah, ogni tanto potresti mollare, è un po' di relax. Andiamo con la quarta domanda, individuiamo il calciatore misterioso, vediamo chi potrebbe essere dal photo finish, individuiamolo e vediamo se loro sono bravi di indovinarlo. Gianluca la sa. Era solo una questione di fretta. Ma manco il tempo e di... Doppio ex amico di Fabiano Santacroce, Marek Hamsik. Hamsik, vediamo doppio se hai indovinato. Hai indovinato, sì. Ma come? Fabiano, mi vieni in pelo proprio col tuo amico. Mi entrava una mela dentro quella bocca ogni volta. Che urlava. Glielo dicevo sempre. Ma era un tuo amico, mi vieni meno? Io non ho vinto perché... Ha fatto impegnato. Anche gol questa domenica con il Trabzonspor, tra l'altro. Non smette mai neanche lui di fare gol. Eterno, eterno. Dunque, siamo in dirittura d'arrivo. L'ultima domanda, quella definitiva che decreterà il vincitore dei Superquiz di questa sera. Io spero che Fabiano questa domanda ultima non la sappia, di modo che possa vincere Gianluca Monti. Però non sono di parte, è una competizione sana e costruttiva. No. Andiamo con l'ultima, sei concentrato? Andiamo con l'occhietto non concentrato. Non ti fare autogol. Dai. Concentrati, perfetto, c'è, Fabiano c'è. Dunque, sono italiano, portiere del Napoli, attualmente sono dirigente di un'altra squadra italiana per la precisione capitolina. Chi è? Dai. De Santis. Io non voglio dire ma che... Ma l'ho visto settimana scorsa, l'ho visto. Pinchino. No, io mi rifiuto questa sera di dire che Fabiano Santacroce è vincitore di questa super pizza. Voglio dedicare il premio alla pace nel mondo. Allora, Gianluca è imparato. Possiamo restituire al nostro pubblico un'immagine di gioia e di allegria per questa vittoria? Perfetto. Con Luca Toni. Il super quiz di questa settimana vede vincitore, purtroppo in realtà non è vero, sono contenta, il nostro Fabiano Santacroce, però Gianluca la prossima volta dobbiamo distruggerlo, ok? Distruggiamolo. 081-728-1414, a tra pochissimo con l'angolo del tifoso, restate con Super Gol. Ed eccoci rientrati a Super Gol, l'angolo del tifoso puntualmente tanto atteso da voi tifosi e quindi per restituire per darvi la possibilità di poter parlare con il nostro parterre cominciamo subito domande veloci. Iniziamo con Gennaro, buonasera, ben trovato. Buonasera. Prego Gennaro. Niente, il fatto è questo, che le critiche sono parecchie su Napoli. Anche quando perde l'allenatore dicono cose che non devono dire, perché quando l'allenatore cambia i giocatori e il Napoli va bene, a quel punto là va tutto bene. Dobbiamo essere un po' più democratici e un po' più onesti con noi stessi, perché secondo me il Napoli ha bisogno solo di giocatori buoni sulla sinistra, perché Mario Rui, io sono di Cotone e Napoli, il Napoli non lo sto vedendo più perché mi è venuta la nausea, e la verità mi è venuta proprio la nausea, perché è un Napoli che mi ha fatto divertire con l'Inter, la partita di ieri non l'ho vista perché anche avendo la possibilità di vederla la partita, ma non l'ho vista perché proprio... Già sapevo, perché un'Atalanta, si sta parlando molto dell'Atalanta, un'Atalanta che non ha mai contato, un Napoli che abbiamo avuto dei grandi campioni a Napoli, andiamo a parlare di questa Atalanta, che l'Atalanta è diventata una squadra
a livello di Real Madrid, a livello di Barcellona. Grazie, grazie Gennaro, lascio corrispondere a Franco. No, ha ragione, sull'Atalanta ha ragione. Io però dico che un vero tifoso non può smettere di vedere le partite. Il vero tifoso soffre ma le partite le guarda. Questo è essere tifoso. Il tifo si chiama così, il tifo si chiama così perché proprio dalla malattia tifoidea che porta a una specie di fumo, di disordine mentale, perché il tifoso è irrazionale, deve essere irrazionale. C'è della storia qui dentro, cioè, tra quello e il ciuccio, il cavallo, l'asino, che storia, il tifo. E filosofia, tutte e due. E io quando parlo non so più che dire, capito? Quindi tornassi a vedere le partite. Antonio, buonasera, ben trovato a Supergol. Grazie. Prego. Sto aspettando, quando posso parlare? Prego, prego, può parlare. Senta, io volevo fare prima il complimento per la trasmissione. Grazie. Poi volevo fare una domanda a Fabiano. Lui è un giocatore che io l'ho visto tante volte facendo servizio giù allo stadio. Mi sa dire perché Elmas tiene sempre quel vizio di non passare mai la palla, non solo lui, veramente ci sta pure Lozano che sono allergici a passare la palla, a fare i passaggi. Mi sa dire questo come mai? Io vedo il Napoli da tanti anni. Grazie tanti, Antonio. Tanti. Grazie. Lui è il tifoso che guarda la partita. Allora, probabilmente anche gente che fa un ruolo, anche se magari non nel Napoli come Elmas, che magari quando fa la mezzala non dovrebbe cercare il tocco in più o di saltare l'uomo. Però quando fai l'esterno tu vai a determinare un qualcosa, vai a determinare una partita se salti l'uomo, quindi devi cercare di puntare, devi cercare di portare palle, è proprio il ruolo che te lo chiede. Achille, buonasera, ben trovato a Supergol. Buonasera, io volevo fare una domanda a voi tutti, ma se l'allenatore Spalletti farebbe giocare di più giocatori come quelli che di solito sono in panchina, come Gulam e tanti altri che avrebbero più minuti in partita e non faremo le figure di merda che abbiamo fatto l'altro ieri, perché secondo me noi ci siamo fregati da soli, perché se Gulam avrebbe riposato Mario Rui, avrebbe riposato tante altre persone, giocatori che non avremmo avuto 8 infortuni, non avremmo, chiaro, secondo me, no. Grazie Achille. No. Gianluca. Due discorsi diversi, cioè un conto la partita con l'Atalanta, che secondo me non ha rappresentato un passo indietro, un altro conto è che magari avere tanti calciatori a disposizione, tra questi giustamente il tifoso annoverava anche Gulam, vuol dire provare a non spremerne necessariamente alcuni per evitare magari un sovraccarico di impegni. Però tutto sommato il Napoli nella gestione della rosa è stato abbastanza equilibrato, fin qui hanno giocato praticamente tutti, Manolas ha giocato poco o niente per via degli infortuni, Gulam ovviamente è quello più indietro di condizione, ma credo che per il resto davvero il minutaggio sia stato abbastanza ben spalmato, quindi sono pienamente d'accordo a metà, un po' come con Gianluca Imparato. Gennaro, buonasera, altro telespettatore. Pronto? Prego, buonasera, ben trovato a Supergol. Buonasera, posso parlare? Sì. Premesso che non ho ancora smaltito l'amarezza che ho nel cuore da sabato e convengo anche che come è stato detto un po' da tutti nel parterre, che non bisogna criticare i giocatori del Napoli. Però contro Atalanta sul 2-1 di Mertens la squadra sembrava sull'onda proprio di un forte entusiasmo, di una carica emotiva e di un entusiasmo che cresceva. Non ho questo cambio da parte di Spalletti con l'ingresso di Petagna ed Elmas, a mio parere ha spento proprio la squadra. Ma non è che Spalletti sta incominciando a sbagliare un pochettino troppo? Grazie Renato, abbiamo parlato in realtà anche un po' prima, abbiamo sentito l'argomento.
Lobotka per esempio è uscito perché si era fatto male, insomma è stato costretto Spalletti. Poi una cosa è avere una panchina con 10 giocatori e una cosa averne con 3 o 4. Se gli errori sono stati perché è obbligato a fare delle scelte, questa è la mia idea. Sì, vorrei anche un tuo commento. Ne avevamo parlato anche prima, e Mertens lo devi togliere per forza, e Lobotka si è fatto male, e Mertens ti serve, ti serviva come il pane in quella partita, ma probabilmente ti serve ancora di più contro il Leicester, quindi lo devi togliere per forza per garantirgli poi una grande partita anche adesso, se no l'avresti perso. E nel caso di Lozano? Lozano anche, Lozano sarà fondamentale anche, anche perché comunque Politano ancora non ha ripreso al massimo, perciò ti serve il più grande Lozano pure per quella partita, sono cambi, ora li deve centellinare tutti, se no si rischia che rimaniamo con la primavera. Volevi aggiungere una qualcosa? Una coperta corta, tu giustamente il ragionamento di dare minuti, come diceva prima Achille, se non sbaglio, lo puoi fare quando hai scelte, quando le scelte non ce l'hai. Anch'io, distinto, ha cambiato Mertens per la seconda volta, ho detto che fa, ma giustamente, come dice Fabiano, se poi te lo devi conservare perché non ne ha più per l'età e per tutto il resto per Leicester, lo devi cambiare. Vincenzo, buonasera, ben trovato a Supergol. Buonasera, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie di cuore, prego. Volevo fare una domanda agli ospiti, volevo ritornare sul discorso degli infortuni e chiedere se magari non è il caso di richiamare in servizio il grande dottor De Nicola, perché all'epoca anche si facevano 50-60 partite l'anno quando c'era De Nicola, perché comunque facevamo partite di Champions, poi c'era la Coppa Italia, eccetera, eccetera. Quindi magari se volevo sapere loro cosa ne pensavano. Grazie Vincenzo, tra l'altro ho avuto proprio occasione di incontrare e intervistare Alfonso De Nicola in settimana e si parlava proprio di questo aspetto, dopo la sconfitta contro il Sassuolo in Napoli, in quel periodo, ecco, quando c'era Alfonso De Nicola, subiva meno infortuni di tipo muscolare. No, allora, Alfonso De Nicola è un mio amico fraterno, gli voglio un gran bene, e quello che ha costruito nel Napoli, lo staff attuale lo sta portando avanti. Quindi c'è una continuità su questa cosa. Io lascerei perdere lo staff perché non si possono paragonare le stagioni, non si può fare perché le partite sono diverse, le temperature sono diverse, c'è il post-Covid, le caratteristiche dei calciatori. Come si fa a paragonare due cose assolutamente imparagonabili? Allora che Alfonso De Nicola sia un grande medico dello sport, io non posso dirlo perché gli voglio troppo bene e lo so, ma che lo staff attuale del Napoli sia un grande staff, io ne sono certo, perché Raffaele Canonico, Gennaro De Luca, Fabio Sannino sono veramente il top a livello italiano e non solo italiano. Si trovano in condizioni ovviamente con degli atleti che non c'erano quando c'era Alfonso. Beh, è giusto rimarcare questo aspetto perché da parte dei tifosi c'è, può esserci anche l'idea che magari l'infortunio muscolare sia dovuto ma a... Ma la grandezza di Alfonso è di aver stabilito dei disciplinari, dei parametri che lo staff attuale segue. Per cui un grande medico è quello che stabilisce dei protocolli che sono applicati da tutti. Alfonso l'ha fatto e loro lo stanno facendo. Quindi non è una questione di staff. Lo staff è assolutamente straordinario. Anche perché basta invertire anche semplicemente delle partite in un campionato e magari invece di avere 5 infortuni ne hai 15. Ma poi cambia, se ti basta poco, cambia, ci sono troppi fattori. Il preparatore atletico, lo staff tecnico, cioè è proprio difficilissimo pensare anche soltanto anche l'allenatore, lontanamente sì. di paragonare una stagione con un'altra, ma anche all'interno delle stesse persone che compongono lo staff medico, cioè se tu cambi 7 elementi in un mercato, faccio per dire, o cambi l'allenatore in estate, quindi cambi il preparatore, cambi il modo di lavorare, cambia anche il lavoro che deve fare lo staff medico, cioè ma poi proprio un giocatore 3 anni fa è la classica vicenda, no, ma poiché parliamo di professionisti oltre che di amici bravi in entrambi i casi, è la classica vicenda napoletana alla quale facevamo riferimento prima, cioè adesso va di moda dire ma perché non torna De Nicola, ma magari torna Alfonso e dico per dire il numero di infortuni è lo stesso o addirittura è superiore perché, ripeto, cambiano i calciatori, dinamiche, gli allenatori. Annuivi prima Antonella, sei d'accordo su quanto dice Gianluca? È un fattore di casualità, ne abbiamo parlato, c'è la fortuna, c'è la sfortuna, non possiamo
dare colpe per dei problemi che sono avvenuti ultimamente, poi fondamentalmente gli infortuni ci sono. Bisogna contestualizzarli. Ci sono anche in tutte le altre squadre, non è solamente contestualizzato al Napoli. E poi giuro dopo solo 10 secondi, c'è anche un aspetto giornalistico del quale bisogna dar conto a chi ci guarda. Con le panchine a 20, tante volte nel corso degli anni vanno in panchina anche calciatori che magari non stanno bene fisicamente, sì, sì. Noi non lo sappiamo, non risultano indisponibili, ma in realtà lo sono, però l'allenatore se li porta, perché con la panchina a 23 te ne puoi portare quanti ne vuoi, poi alla fine tanto è sempre bene, quei 16 sono quelli che al massimo possono però entrare in campo. Però la grandezza di un medico è di stabilire un metodo, nella medicina esistono i maestri. E Alfonso De Nicola, certo, è un maestro. Assolutamente. E il metodo di Alfonso è seguito dai suoi allievi, che sono a loro volta maestri. Ed è un metodo di prevenzione. Remo. Di prevenzione con Antonio Giordano, un grande studioso. Il Napoli cura nei particolari anche la dieta degli calciatori. La genetica è altro. La genetica. Con il professore Giordano. Quindi sono discorsi importanti. Remo, buonasera, ben trovato a Supergol. C'è Remo? Buonasera. Buonasera. Prego. Volevo dirvi, la partita di Napoli-Atalanta, sì? Che l'Atalanta è stata decantata anche a pretendere lo scudetto per quest'anno, ma se il Napoli fosse stato a completo, ma questa Atalanta quando sarebbe valsa in tutto? Grazie Remo. Quindi la L'avremmo presenza... voluto vedere anche noi il Napoli al completo. Io penso che il Napoli al completo sarebbe stata un'altra partita. Poi bisogna dire che comunque è stata una bella partita, eh. Cioè proprio a livello di calcio sia il Napoli ha fatto. No, il io suo. L'ho detto all'inizio, sono esatto. D'accordo col telespettatore. Per me al completo il Napoli stravinceva. Non siamo si può fare, anche questo è scorretto, esprimere un parere su una cosa che non c'è. Esatto. Però mi piace pensare così. In questo caso sei un po' utopico, però... La sfida con Coulibaly Zapata l'avrei vista volentieri, così come avrei visto volentieri Anguissa darsi a sportellate con quei bestioni del centrocampo dell'Atalanta. Non mi sarebbe dispiaciuto. Sarebbe stato un bel vedere. Sì. Beh? Ma ritorno. Pasquale, buonasera, ben trovato a Supergol. Buonasera a tutti quanti e complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda ben precisa a Fabiano Santacroce. Prego. Che ho seguito negli anni del Napoli, per me è stato un grandissimo difensore. Grazie. Speravo che potesse essere anche il futuro del Napoli, però veramente molto molto forte, un po' sfortunato con qualche infortunio di troppo, però veramente forte forte forte. Grazie. Non voglio per farmi perdere tempo, voglio proprio fargli una domanda ben precisa. I calciatori non sono delle macchine e logicamente la preparazione atletica è fondamentale, sì. Ma io ritengo, io seguo il calcio, io ho 57 anni, lo seguo da diversi anni, sono un tifosissimo del Napoli. Il problema, a mio modesto parere, non è un problema di staff tecnico, o perché lo staff tecnico, come diceva qualche altro vostro ospite, è uno staff medico di primo livello. Ma il problema secondo me è da andare a rivedere nella preparazione precampionato. Tanti anni fa, quando si faceva la preparazione precampionato, i calciatori, a parte il fatto che gli allenatori avevano tutti a disposizione, cioè tutti quelli che poi sarebbero stati giocatori che avrebbe avuto a disposizione per la stagione agonistica, ma si faceva una preparazione di un mese e mezzo, cosa che oggi si perde perché molto spesso i giocatori arrivano in corsa con preparazioni molto approssimative e quindi chiaramente questo, io ricordo l'anno di Sarri e concludo, il famoso anno dei 91 punti, fu l'unico anno probabilmente in cui l'allenatore ebbe a disposizione i suoi calciatori in precampionato per tutto un mese intero, preparando schemi e preparandoli atleticamente. È chiaro, grazie Pasquale, grazie. No, è giustissimo, ovviamente più tempo hai, più puoi dare ai tuoi ragazzi sia a livello tattico che a livello fisico. Purtroppo, come dicevamo prima, oramai le giornate libere per i giocatori sono poche, perché c'è chi rientrava dal mondiale, chi dall'europeo, chi dalla che c'era il coso sudamericano, cioè, è troppo un casino. Se vai a vedere nome per nome, Lozano ha avuto l'infortunio col Messico e la preparazione. Il Napoli non è tra le società che va a fare le tournée all'estero, per cui comunque è all'europeo old style e ha saltato mezza preparazione. Sta terminando il tempo, voglio ricevere anche Francesco. Buonasera Francesco, prego.
Salve, buonasera, sono sintetico. Sì, grazie. Non vorrei parlare della partita dell'Atalanta, vi dico la verità. Faccio i complimenti a tutti in trasmissione, che siete molto preparati. È un mio pensiero, solo un mio pensiero. La partita col Sassuolo, se non pensavamo già all'Atalanta e quant'altro, e pensavamo solamente a guadagnarci 3 punti, e poi sapendo con gli infortuni, la squadra che sicuramente già all'inizio già sapevamo che con l'Atalanta ce la dovevamo sudare, il risparmio di qualche calciatore per l'Atalanta, secondo il mio pensiero, secondo me non era meglio pensare ai 3 punti col Sassuolo e poi pensare all'Atalanta rimaneggiati come eravamo? Grazie. Mai anche un pareggio andava bene, questo è il mio pensiero. Grazie Francesco, velocemente se possiamo rispondere. Tutti rapidamente. Avremmo voluto fare 4 punti in queste 2 partite, nessuno si è risparmiato nei 20 minuti finali con il Sassuolo, al punto tale che purtroppo sono arrivati i 2 gol del Sassuolo. Se si fossero risparmiati e 2 gol fossero arrivati per quello, non credo che le cose sarebbero cambiate con l'Atalanta. Non sono ragionamenti che si possono fare così a mente fredda. Tra l'altro gli infortuni, ci sono stati proprio durante la partita col Sassuolo, 3 anzi, Insigne, però, Ruiz, Koulibaly. Però il linea di massima dice una cosa giusta, concentrarsi su una partita per volta. Termina l'angolo del tifoso, perché purtroppo termina il tempo. Naturalmente la prossima settimana daremo spazio alle vostre domande. Vi ringraziamo e adesso ci godiamo il meglio del peggio con il nostro Gianluca Imparato. Esatto, Gianluca. Perché è arrivato proprio il momento che tutti stavamo aspettando, il momento del meglio del peggio. Partiamo fortissimo anche questa settimana con il gran gol di Milinkovic-Savic, chiaramente così nella gara contro l'Udinese, poi pareggiata 4-4 dalla squadra di Sarri. Bellissimo anche il gol di Sonny D'Angelo dell'Avellino, che farete così rovesciata la gara contro la Turris. Bene, ma non benissimo invece Diogo Jota del Liverpool, che non approfitta di questo incredibile errore della difesa del Wolverhampton, si immola verso l'area di rigore, deve solo segnare, ma incredibilmente riesce a colpire i difensori avversari a porta vuota. Bene, non benissimo anche la prossima divisa, ma anche sfortunato il portiere, a cui viene incredibile stiramento all'improvviso. Lo rivediamo anche nel play, guardate qui, vado indietro, inciampa e regala così il gol incredibilmente agli avversari. Bene, ma non benissimo anche un altro portiere, stavolta direttamente dalla Serie A, in Montipò, che decide di regalare così il gol a Thomas Henry, dimenticandosi di calciare il pallone. Lo rivediamo anche nel play, davvero un errore, una papilissima di Montipò. E concludiamo questa settimana del meglio del peggio con la prossima incredibile azione che stiamo andando a per vedere. Eccola qui, la palla viene calciata alle stelle, voi mi direte ma non è successo niente, e invece no, attenzione, perché l'inquadratura si sposta verso una casa di un particolare signore a cui è stato rotto il vetro della casa, e giustamente si affaccia e mi dice: ragazzi, io la prossima volta il pallone ve lo buco. Ebbene, anche questa settimana il mio lavoro qui è finito, io vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento alla prossima settimana con lo spazio social News in Supergol. A te Mario. Grazie Gianluca, non vediamo l'ora di ritrovarti col tuo spazio social, e continua a festeggiare così porti tanti pasticcini e cose buone qui in studio. Grazie Gianluca Imparato, ringrazio il mio meraviglioso parterre per essere sempre presente e insomma di grande supporto per quanto mi riguarda. Ringrazio voi pubblico, vi aspettiamo lunedì prossimo. Saluto però Fabiano Santacroce. Grazie a te Mario. Ciao. Gianluca Monti. Ciao, grazie. Antonella De Donato. Enzo Iardi. Grazie, buonanotte. Renato Cavallo. Buonasera a tutti. E Franco Di Stasio. Grazie a tutti. Ma non andate via, perché a tal proposito vi mandiamo in onda un servizio. C'è stato lo scorso sabato un convegno promosso per l'appunto da Franco Di Stasio, presidente della Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport, incentrato su un focus molto importante che tra l'altro è appunto a tema focus su sport e salute. Vediamolo insieme e buonanotte lunedì prossimo. Ciao!